Allora Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta. Dio Schengen è il titolo che abbiamo scelto oggi, anche perché si è tornato a parlare ancora una volta, proprio nella giornata di oggi, di questo. C'è una dichiarazione pesante di Matteo Renzi, così come dell'Unione Europea, e tra poco ve lo riportiamo. Però sono tanti, tantissimi temi sul tappeto questa sera. Vi annunciamo subito, come anticipato ieri tra l'altro, che alle 22 avremo il dibattito su Muggia, perché anche Muggia, come Trieste, andrà al voto. Quindi ci sono alcuni candidati sindaco e altri rappresentanti del centrodestra in attesa dell'individuazione appunto del candidato che dicono essere unitario anche lì, come dovrebbe accadere a Trieste, insomma, nel centrodestra. Alcune cose ovviamente oggi avrete visto probabilmente, ma tra poco la riascolteremo. L'ex ministro Elsa Fornero era a Trieste per parlare di pensioni in qualche maniera, comunque di terza età, e alcune domande le abbiamo fatte proprio in merito. È tornata a ribadire, come Tito Boeri, in qualche maniera, che bisogna agire sulla casta cosiddetta, sulle pensioni d'oro, e aiutare chi è più in difficoltà. Quindi addirittura ha suggerito che dovrebbero essere quelli che sono più fortunati ad autoridursi questa pensione, comunque farlo in maniera volontaria. E 5 Stelle, come annunciato ieri sera a Ring, puntata molto complicata ieri, avete visto, oggi grandi polemiche anche sui social network per quell'ospitata, per quell'intervista che secondo noi era comunque interessante da un punto di vista professionale, dove Manuel Pozzecco e la moglie hanno confermato in toto la versione del pestaggio da parte dei 7 profughi. Questo filmato, cioè l'intervista di Ring, verrà acquisito tra l'altro dalla questura, perché ci hanno fatto domanda vederla, poterla visionare per capire che cosa in tutti i passaggi sia stato Non farà la detto. fine di Sean Penn, vero lei? No, spero di Ah, no, no, ok. quello frequentava brutta gente. Io frequento voi al massimo, quindi E buonasera, ben trovato Marco Toncelli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Tra poco vi presento gli altri ospiti. Dicevamo Schengen. Oltre a questo, a proposito, domani Francesco Russo, il senatore Russo, lancia il tour il nei tour quartieri nei rioni per la per città proseguire metropolitana. in quella che è stata l'iniziativa di promozione della città metropolitana, esattamente, E alle quindi, ore 11 in Galleria che poi Tergestella. praticamente se parla Russo parla Toncelli, è la stessa identica cosa, è un portavoce diretto, quindi siamo sicuri che quello che ha detto adesso è la verità. Buonasera Allora, buonasera, bentrovato da me. Slocca. Slocca. Stasera si fa così, intervengono e quindi poi ve li presentiamo. Allora, vi ricordo, alle 22 il dibattito su Muggia. C'è un'altra cosa che invece ormai è più che psicosi, insomma c'è grandissima tensione in tutto il nord-est, la cosiddetta caccia all'Audi gialla. Tra poco avremo Averla delle io novità. quell'Audi gialla. Sì, vabbè, però Averla io non con quell'Audi quelle gialla. persone a bordo, insomma, Ecco. sicuramente. Quindi sono criminali pericolosi di fatto, anche se pare dalle ultime informazioni che non siano armati. Vi Senza auto. ricordo la sparatoria ieri nel tardo pomeriggio qui a Prosecco, oggi individuata poco fa in tardo pomeriggio a Romano De Zelino, Rosà, insomma in tutta quella zona del Vicentino, Padova nella notte, purtroppo sul passante addirittura in contromano, e avrebbero causato questo incidente mortale nel quale ha perso la vita una donna di 57 anni. Tra poco ripercorriamo la vicenda, anche perché è vera psicosi. Mi state facendo vedere gli aggiornamenti. Sì, la caccia addirittura con gli elicotteri in Veneto in questo momento. Il sindaco di Muggia ha preso poi un profugo in casa, come ha detto a Ringa. In effetti parla bene o razzola male? Io novità in merito non ne ho. Non so se Toncelli Non è Nesladek. portavoce di Vabbè, comunque non credo abbia poi agito su quel fronte, magari ci vuole un po' più di tempo. Allora, fatemi presentare gli ultimi due meno ospiti, che male. sono Fabio Scoccimarro, Fratelli d'Italia, L'unico, meno responsabile male. regionale. Buonasera, ben trovato. Buonasera a voi, Scoccimarro e grazie per Jacopo l'invito. Lillini di Sinistra Ecologia e Che Libertà. potrebbe venire da questa parte qua, perché non fa parte più della maggioranza, non è nella Buonasera a sua parte, tutti. Noi quindi. siamo comunque sempre a sinistra, perciò nella parte Quindi a comunque, sinistra. anche Voi se vi forse siete gli unici a staccate. sinistra, anche perché Infatti io loro. sono più a Sarebbe sinistra. interessante sapere di quale maggioranza fa parte Appunto, o appunto. farà parte Danilo Slocca e la sua Lega Nord. Ah, non Questo è si sa, non interessante. si sa, Questo è non molto si sa.
interessante. La prima domanda però la faccio a lei, perché tanto poi il dibattito, insomma, sarà ospite Francesco Russo anche nei prossimi giorni proprio a Ring. Vi annuncio, tra l'altro, Matteo Salvini, l'avrete letto poi sui quotidiani, sarà a Trieste martedì e sarà anche nello studio di Ring, quindi faremo lui martedì alle ore 15 in via San Nicolò. Va bene, ecco, okay, no, però... giusto per dare una informazione completa. Ma vuoi una chicca? No, perché se mi permettete. Vabbè. Ormai stiamo facendo. Ha parlato solo Slocker, quindi è giusto. Una parlato solo tu. Quindi il giorno di ricordo, 10 febbraio, sì, lo sapete per primo in anteprima, Tele4, verrà Giorgia Meloni. Ah. E cercherà di arrivare al mattino presto alla manifestazione in Foiba, sicuramente. Poi andremo al campo profughi di Prosecco e quindi al museo del magazzino 26. Quindi il giorno del ricordo, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, sarà a Trieste. Quindi? Notizia. No, ok, ma... Quindi porterà il nome del candidato sindaco, visto che Silvio Berlusconi non è ancora riuscito a sciogliere le riserve, lo porterà Giorgia Meloni? Allora, vedremo se lo porterà Meloni o chi che sia. Il candidato, ne parleremo dopo, sarà certamente condiviso nel centrodestra, quindi andiamo... Nel centrodestra. Io mi auguro che sia così. Siccome qui si si disquisisce su cos'è centrosinistra, cos'è centrodestra, allora poi avremo modo di chiarire perché non si è ancora palesato il candidato. Ma perché per quanto riguarda Fratelli d'Italia, abbiamo sempre detto, ormai fino alla nausea, la cosa più semplice era della Parola ai cittadini, quindi fare le primarie, si candidava, degli ottimi candidati come Roberto Di Piazza, come il mio amico Paolo Roberti, anche certo. Di Piazza un amico ovviamente, perché no, Forza Italia metteva ancora uno in campo e anche Fratelli d'Italia per potuto metterne certamente uno o più di uno, e a quel punto la gente decideva, quindi il più forte avrebbe vinto con un programma che sarebbe stato il programma del centrodestra. Adesso stiamo cercando di fare la sintesi del programma, perché come abbiamo già detto, e non lo diremo di nuovo, il prossimo sindaco avrà delle gatte bruttissime da pelare. Per esempio, avete detto prima con Schengel, sì, l'immigrazione, per esempio il fatto che Trieste non è più una città prima nella qualità della vita, senza dare la colpa a nessuno. Siamo 34esimi e quindi bisognerà fare in maniera che questo avvenga, sia più pulita, più ordinata. Il comandante della Polizia Municipale deve avere degli ordini ben precisi, accattonaggio, mendicanti, immigrati, silos, sono cose che oggi la gente percepisce e vive male. E soprattutto sono cose che lo sviluppo economico della città, certo, per il figlio di Scocimaro, certo, per il mio bambino, sì, certo, sono importantissime, perché noi oggi voi dobbiamo parlare di, sì, ma per città, cortesia, sì, ma parlare di programmi, primo, non parlare prima, programmi, delle cose prima, che strumentalizzate, per cortesia, che avete fatto, per avete cortesia, svenduto la Cegas che era di tutta la città. Ci arriviamo, Slocca, l'avete regalata agli altri. No, finisco, ma questo è un tema che vorrei dire. Io non accusavo né il PD né Cosolini, dicevo semplicemente una cosa diversa. Se tu devi impostare un programma amministrativo e di governo, sì, sì, per gestire e governare una città come Trieste per 5 anni, io 5 più 5 al momento sono 5, non esiste l'automatismo. 10 anni un sindaco fa buon lavoro. Nel caso di Cosolini non è stato. Nel nostro caso sarà 5 più 5. Hai ragione, mi hai corretto giustamente. Se tu devi gestire, governare una città, tra l'altro una città come Trieste, che oggi si trova davanti tutta una serie di opportunità e di prospettive, credo che tu batterai su quel punto lì, tu batterai su cosa vuoi fare del Porto Vecchio, certo, tu esprimerai la tua opinione su quello sul che può Nuovo essere lo sviluppo, sì, della portualità, che in, sì, questi, mi sembra, sì, in questi mesi ha dato, sì, dei risultati evidenti, inequivocabili. È ovvio che ci sono dei problemi. I problemi noi sempre non abbiamo detto che non, sì, ci sono, noi non abbiamo mai negato che non c'è il problema dell'immigrazione, non abbiamo mai negato tantissime cose. Non devi la coda in paglia, non abbiamo mai negato che c'è un programma diverso della sinistra. Non abbiamo mai negato che c'è un problema di lavoro, di ricerca occupazionale, ma credo che queste soluzioni qua non le trovi, se serve è ovvio che devi punire chi sbaglia, punisci chiunque, che sia italiano, sì, che non sia italiano, ma non è su quello che tu puoi fondare programma amministrativo, allora, dove questo devi dare ad una generazione un futuro, finisco, poi voglio sentire aggiungo un dato, il sopralluogo di Laurini oggi in Ferriera e ha dichiarato attendiamo gli ultimi dati per trarre la valutazione sull'area caldo, tema di cui abbiamo parlato molto ieri sera, abbiamo presentato e conosciuto anche alcuni rappresentanti, scusate se no da casa
non capiscono niente, già non mi esprimo al massimo, che è il comitato del 5 dicembre che il 31 di gennaio alle 15 ha preparato questa manifestazione, che dicono civica, ha destato alcune polemiche ieri sera appunto in diretta anche a Ring, perché comunque parteciperanno i partiti anche con le bandiere, quindi insomma c'è stato un dibattito anche però ci sono su anche, questo. Per esempio ieri sera non ho detto, ci sono tutta una serie di gruppi di Facebook come il nostro, impronunciabili come dite, Tesoro de Trieste o Svizze, per un grosso numero di partecipanti. Ma impronunciabile perché di 6-7 parole, no? E quelli vuoi della terza età. Vuoi che te lo dica? E quelli della terza età, già la terza si dimenticano. Vuoi che te lo dica? Ma poi ci rimani male. No, Nim di WM, vabbè, no, dai, abbiamo capito. Finivo che mentre l'ho non c'è, mi dispiace di sia arrabbiato. No, io ti sentivi. Ma stai scherzando? Ti sentivi tirato in causa, ma io non volevo assolutamente. Io ti sto solo chiedendo. Ti sto solo chiedendo se devi presentare un programma, presenta allora, un programma di sviluppo. Tu mi conosci? Un programma non, che non molto un bene. Un programma che sia di visione lunga. Io non faccio mai attacchi diretti. No, ma io non ho attaccato nessuno. Io faccio un programma mio, ho una mia visione della città, e se mi facevate finire vi dicevo che i passi successivi erano quelli del Porto Vecchio, della Ferriera, non il classificatore, rilanciare ulteriormente il Porto Nuovo. Non perché è banale, appunto, siete banali. Bravo, non è un dettaglio mettere questo nel programma. Beh, non sono banali soprattutto. Non sono banali soprattutto dove? In un'ipotetica coalizione dove al momento mi sembra che nella cucina siete Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Certo. Su i temi che tu hai appena citato ci sono visioni completamente diverse. A questo volevo arrivare. Non è banale. Qua vi scrivono i soliti, ma questi sono i rappresentanti, li abbiamo sempre tutti. Vi ricordo 340-700-6567 per gli sms e il numero anche per chiamare in diretta a fare le vostre domande. Non dà fastidio. No. Allora, e fa parte del gruppo anche lui, io mi domando. Certo. Va bene, però quel punto che ha toccato adesso Toncelli vi divide in questa coalizione. Abbiamo discusso, è molto semplice, abbiamo detto chiaramente. Avete trovato una sintesi? No, ma il discorso è questo. Scocimaro ha detto una cosa giusta, no? Come sempre, poi non è che le dice sbagliate, ma dico. Ognuno di noi porta un programma. Se no avremmo lo stesso simbolo di uguale. Allora a quel punto là non avrebbe neanche senso discutere. Facciamo un partito unico. Assieme. Ognuno di noi ha delle sue visioni, ci confronteremo su queste cose qua, troveremo la quadra. Sì. Ma questa è una cosa, in democrazia è così, con Renzi non è possibile, perché Renzi decide e loro come pecore dicono votano e raccolgono in giro gruppi di persone maleodoranti, chiamiamoli così, che votano in Parlamento, capite? Cioè lui doveva andare a casa, invece tutti quanti, grazie alla seggiola o grazie a determinati poteri, portano a casa certi risultati, a colpi di maggioranza. Dovrei invitare Ban Ki-moon, vabbè ci proviamo, mandiamo una mail, grazie per la segnalazione. Allora, prima di sentire le linee, chiedo ragazzi, mi fate rivedere quando, qualche giorno fa, Cosolin, sindaco, ha invitato i vertici di Trieste Trasporti e di Acega Sapiesse AMGA per presentare qual è, per esempio, quali sono le cifre e qual è per esempio la ricaduta su Trieste. Non vedo un grillino candidato, non l'ho letto, me lo fate rivedere? Non vedo un grillino, un ce candidato ne sono tre. Indipendentisti o altri schieramenti politici. Ce ne sono tre i candidati grillini. Ieri sera c'era, doveva esserci anche nella seconda parte il candidato grillino per quanto riguarda Muggia, infatti visto l'assenza manderemo un servizio che riguarda proprio il Movimento 5 Stelle, per gli indipendentisti li abbiamo avuti settimana scorsa, adesso piano piano li avremo tutti. Il servizio, ragazzi, quello sulle partecipate, vediamo. L'ingresso di Acegas nel gruppo ERA, radicata soprattutto in Emilia, ha creato un solco con le realtà del territorio che forniscono servizi? I dati dicono esattamente il contrario. Trieste Trasporti, controllata dal comune con il 60% delle quote, potrebbe modificare il proprio assetto con una maggioranza privata dell'altro socio, il gruppo Arriva? Secca smentita da parte del sindaco, la società, detto Cosolini, funziona bene così com'è e non va messa in discussione. Sono queste le due sostanziali notizie che emergono dalla fotografia sullo stato dell'arte
parte delle maggiori partecipate comunali, scattate in un incontro in consiglio comunale dal direttore generale di Acegas, Gasparetto, e dal presidente di Trieste Trasporti, Longo, insieme al primo cittadino. In primis Acegas, che stima in 11 milioni il valore di crescita degli acquisti fatti da realtà nostrane negli ultimi 3 anni. Prima il 13% veniva da aziende triestine, ha detto Gasparetto, ora siamo passati ad acquisti in loco del 24%. La fusione con Era, peraltro, stando ai dati forniti, avrebbe garantito un valore extra patrimoniale al comune di 127 milioni di euro. Quanto ai dati economici, nel raffronto fra il 2014 e il 2013, i ricavi sono aumentati del 10,9%, toccando quota 495 milioni, per un utile netto di 38 milioni, pare ad oltre il 29% di aumento. Sul fronte dipendenti, nel triennio sono aumentati da 744 a 775, con la contemporanea stabilizzazione di gran parte dei precari. Sul fronte investimenti, dato anche qui in leggera crescita, si attendono le ricadute della grossa operazione in arrivo con il depuratore di Servola. Quanto ai servizi, si conferma l'opera capillare sul fronte acqua, gas, rifiuti e energia, quest'ultima relativa anche all'Isontino. Per Trieste dei Trasporti, invece, confermata, come detto, la necessità di proseguire a maggioranza pubblica, particolare attenzione alla qualità del servizio, gradito, stando ai dati, dal 94% degli utenti. Un risultato anche derivante dalla bassissima età media dei 280 autobus, mediamente solo 4 anni, che servono 180.000 passeggeri al giorno per 5.200 corse. I ricavi ammontano invece a 79 milioni, di cui 22 milioni da biglietti e abbonamenti, con 66 milioni di costi e 10 milioni di investimenti. Aumenta il numero degli occupati, complessivamente 805, 139 assunzioni negli ultimi 5 anni, con la stabilizzazione nel medesimo periodo del 92% dei nuovi ingressi in azienda. Lillini, che numeri sono questi? Ma sicuramente per delle società private possiamo considerarli buoni. Sicuramente da parte mia penso che la partecipata non sia un metodo vincente, perché comunque rimane un'impresa privata. Sono ottimi numeri, si parla di utile, ma dovrebbero essere servizi che a mio parere sono fondamentali, acqua, luce, gas e trasporti, che secondo me non devono andare incontro, a una logica di mercato. Perciò sì, possiamo dire che posso vedere positivamente l'andamento dell'azienda, però secondo me se non fosse stata... Cioè costassero meno i servizi, diciamo, le bollette, esatto. E ci fosse un utile inferiore, questo... Esatto, se non guardassimo all'utile probabilmente la bolletta sarebbe meno cara, il biglietto sarebbe meno caro. Vorrei ricordare ad esempio una cosa che è stata... che serve per il miglioramento del traffico, quando sono stati gli autobus gratuiti per quelle 2 giorni prima di Natale. Sì. È stato un successone. Successo. Perché alla fine cos'è che blocca l'uso del trasporto pubblico? Il costo. Molte volte il costo. Magari potessimo avere i trasporti gratuiti, ma non è questo che, intende. Non è che se il trasporto pubblico, perdonami se interrompo, non è che se il trasporto pubblico viene gestito direttamente dal comune costa di meno, e non è che il biglietto, se viene gestito dal comune, è gratuito. Ma io sono d'accordo con il tuo comune, dopo non deve andare incontro, però il comune non deve andare incontro a fare un utile, cioè, comunque, però. Quando tu parli dei servizi che hai elencato, sono servizi che comunque costano, sono servizi che vanno gestiti, sono servizi che, grazie anche ai risultati che sono stati descritti martedì, permettono poi in prospettiva a fare degli investimenti, a mantenere, e l'ho detto nel servizio, ma credo che chiunque di noi è montato almeno una volta una telefonata su un'auto. Che piacevole, aspettate. Che non dopo sono... le vostre replica, telefonata da casa, che un po' che attende. Pronto? No, lui non ho alzato pronto, la voce come buonasera a lei e buonasera ai suoi ospiti. Buonasera, prego. Volevo fare una domanda al signore del PD, che mi sbaglio sempre come si chiama. Marco Toncelli. Toncelli, volevo chiedere, ma come mai è così aggressivo, così, cosa sente la fine del vostro mandato? Signori, no. Buonasera, no. Grazie. Sanno che hanno un'ora di tempo, quindi la dobbiamo fare ritmata. È un po' aggressivo è oggi. E il dottor Avarino sa che io non sono aggressivo e che l'aggressività è ben un'altra cosa. Ah, ancora? Cioè sarebbe una tragedia allora a quel punto lì. E allora io volevo chiedervi prima di andare a Schengen, è un po' un renziano lui per certi aspetti. Mi dite cosa, allora avete sentito i numeri, cosa dite? In che senso? Di essere partecipate. Ma il discorso è molto semplice, noi abbiamo svenduto la Cegas, che era il bene della città, abbiamo rotto la cassaforte, abbiamo portato via quello che i triestini avevano costruito
in decenni. Oggi abbiamo questi numeri che ci riportano in una logica di gestione che potevamo farla anche noi. Con acquisizioni di altro tipo potevamo portarci anche su realtà anche transfrontaliere piuttosto che friulane, quello che ha fatto poi era in questo momento. Solo il dato è che noi abbiamo, dicono che ci sono i servizi, la realtà è che la città è sporca, non è mai stata una città così sporca come in questo periodo, sì. E viva Dio, questi sono i risultati. Cioè non possiamo dire che va tutto quanto bene. Poi parlano, adesso sentivo parlare di Arriva e di autobus nuovi e tutto. Capodistria ha tutti quanti gli autobus nuovi. Beh, anche Trieste, e con Arriva anche Trieste, con il servizio Arriva, no? Quindi no, comunque, voi cosa dite? Beh, diciamo che in tutto questo hanno tutti un po' di ragione. Io personalmente sono d'accordo che le società partecipate di questo tipo, trasporti, acqua, luce e gas, è giusto che siano date ai privati. Condivido con Slocar il fatto che potevamo. I servizi quando erano totalmente, fate vedere ragazzi, municipalizzati costavano di più alla collettività. A me cittadino interessa avere il servizio che funziona. È quello che dicevo adesso. Cioè è bene che sia privatizzato, che il comune mantenga una quota importante, se non la maggioranza. Facciamo l'esempio di Esatto che funziona bene ed è comunque due terzi del comune, probabilmente sarà tutto quanto del comune. E secondo me è sbagliato aver svenduto a Cegas, però effettivamente Trieste Trasporti funziona bene, gli autobus sono moderni e tutti gli utili che il comune può avere da queste municipalizzate, Esatto in primis aveva degli utili talmente elevati che il comune ha detto fateci degli sconti sui servizi perché vi date troppi soldi, quindi tutti questi soldi in più, lo dico da ex presidente della municipalizzate, tutti questi soldi in più che arrivano al comune possono essere riversati, come diceva il rappresentante di SEL, nel sociale, quindi darlo a tutte le fasce che ne hanno bisogno con gratuità, alle persone meno abbienti, ai più giovani, aumentare il costo orario, darlo weekend, quindi in questo siamo anche d'accordo, quindi dare più servizi, perché poi alla fine, diciamo queste sono le cose, la Trieste Trasporti può anche farti dare gratis il biglietto a tutti, basta che il pubblico copra il costo. Noi in provincia all'epoca, quando volevamo più corse, aumentare le corse per un evento sportivo, per uno culturale, per una scuola, certo, si chiamava il direttore del trasporti e dice quanto costa e pagavamo. La stessa cosa si può fare su larga scala nel comune e nella provincia di Trieste. Quindi il pubblico con gli utili che ha dalle municipalizzate, che in questo destra o sinistra a Trieste lavorano bene le municipalizzate, fanno utili, allora con quei soldi di utili si abbattano i costi dei servizi. E comunque sono d'accordo con lui. Il problema, noi nella Cegas non contiamo, nel gruppo era più niente. Il problema, faccio un esempio banale, la povera gente che non riesce a pagare la bolletta dell'acqua, gli viene tagliata l'acqua, gli viene tagliato il gas in pieno inverno. Ci sono condomini senza acqua e senza luce, senza gas. Non condomini, parlo di abitazioni di singoli privati. Questo è un grossissimo problema e la Cegas non gliene può fregare di meno. E quando vai lì per rateizzare, ho parlato l'altro giorno con una signora che aveva una bolletta di 1000 euro e ho detto mi dispiace, no, prima paga questa bolletta, poi rateizzerà le altre bollette. E questi qui non avevano neanche 300 euro. Le chiedo scusa, telefonata da casa perché anche ancora una volta un po' che attende. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Volevo precisare una cosa. È vero che Trieste Trasporti è detenuta del 60% delle quote del comune, però è anche vero che l'amministratore delegato viene da Abano. Che le quote, l'amministratore delegato viene nominato dalle quote private, per cui le redini delle aziende sono in mano ai privati. Questo è il primo punto. Il secondo punto, Trieste Trasporti, come le altre realtà regionali, entro fine anno devono partecipare a una gara d'appalto dove tutto il servizio su gomma di trasporto pubblico locale verrà dato in mano a chi vincerà questa gara, che sono dei soggetti privati, per cui il comune in quel caso là non conterà più. Il sindaco di Padova che dal delegato, il direttore generale viene dato dalla società privata. Infatti il sindaco di Padova che era Zanonato ha nominato Cesare Pinon. Esatto. Parlava di Trieste Trasporti adesso. Però adesso parlava di Trieste Trasporti. Parlava di Trieste Trasporti, non del gruppo era. Io volevo tanto dire. Grazie comunque. Parlavo di Trieste Trasporti. Sì, scusa. Abbiamo capito. Grazie, buonasera.
No, tornando a Acegas, per esempio, comunque non cambia il sistema, che non abbiamo il controllo, che ne so, viene subappaltato lo spazzinamento delle strade. E quello è un brutto contratto, hai ragione. No, non è proprio un brutto contratto. È schifo. No, Acegas ha lei il controllo sugli appalti. Bisogna intervenire sul contratto, perché fa schifo. No, possiamo benissimo prendere, il comune fa l'appalto e gestisce lui i rapporti con le cooperative che fanno lo spazzamento sociali, secondo me, senza fare più intermediari. Sì, è un'idea. Cioè, quale dicono? È un'idea, importante che sia sulle linee dell'altipiano per vedere come funzionano. Io sono arrivato per lavoro l'altro giorno da Barcellona e era alle 8 di mattina, ho fatto un giro in città ed era una città 20 volte più grande di Trieste, tutte le vie spazzate con i cosi in marciapiede, con l'omino che aveva la macchinetta per l'acqua, tutto perfetto. Ci sarà un motivo per il quale Trieste è scesa al 34esimo posto, no? Ci sarà un motivo. Certo. L'inquinamento, la sporcizia che c'è e tutta una serie di cose, e queste qua, viva Dio, all'epoca quando abbiamo lasciato il comune, abbiamo lasciato in un'altra condizione. Voi in 5 anni siete riusciti a demolire la città e grazie al cielo che è un gioiello di per sé, perché sennò era veramente carne da porco oggi. Allora, prima della replica di Tocelli, altra telefonata, pronto? Prego, buonasera, abbassi il volume del televisore, la prego, sennò... Pronto? Buonasera. Dunque, trovo estremamente, parlo da utente, inefficiente. Non ascolti il televisore, la prego. Che la Cegas ci sta offrendo. Perché? Le bollette arrivano con ritardo e già scadute. È arrivata oggi una bolletta che scadeva il 20. Cambi gestore. Signora, ascolti il telefono, la prego, continui a parlare, non guardi il televisore, su. Sì. Poi ho impiegato 1 anno per poter pagare le bollette del gas che non arrivavano. Ho trovato anche disgustoso che si sprechino più di 450.000 euro all'anno per l'affitto di Palazzo Marenzi che paghiamo noi. Non l'ha comprato. Va bene. Grazie signora, grazie per la segnalazione, lo faccio anche attraverso i nostri microfoni, troveremo sempre una soluzione magari insieme, no? Portando queste ogni mattina invece sveglia Trieste, le raccogliamo, grazie. Perdoni, invece di andare a vedere i bilanci che vengono dati dalla Cegas, sarebbe stato più logico che il sindaco si facesse un giro tra i suoi concittadini e chiedesse il servizio che a Cegas dà. A me i numeri contano fino a un certo punto. Io ho bisogno che un servizio di primario, qual è la Cegas per acqua, luce, gas e pulizia, sia un servizio, e invece questo è un disservizio. Concelli. Ma innanzitutto lui ha fatto una domanda retorica prima chiedendo ci sarà un motivo per cui siamo finiti al 34esimo posto. Certo che c'è un motivo, sono stati modificati gli indicatori per cui la qualità della vita magari viene riconosciuta maggiore in una città più giovane, in una città dove ci sono più espansione all'investimento, ma questo solo non ha cambiato. Solo per Trieste però, sai? Solo per Trieste sono cambiati Trieste parametri. Mi sembra che... Perché gli altri sono rimasti sostanzialmente uguali, no? Se no, siamo onesti. No, credo, penso che sono... Vai a guardarti la classifica e capirai. Guardare bene non dire queste cose dovresti, che non sono vere. Dovresti, no. Non sono vere. È stato documentato. L'avete documentato voi, ma non è così. Quando vai a vedere dei numeri come quelli della Cegas, come quelli della qualità della vita, devi anche andare a vedere da cosa derivano, devi anche andare a vedere perché sono scritti quei numeri. Non devi solo, te l'ho detto tante volte, parlare per slogan, parlare per sentito non è un slogan, dire. Questo qua. Sì, dai. I numeri della classifica te lo dicono chiaro. Le città che erano con noi nella classifica sono rimaste invariate. È possibile che solo per noi sono cambiati i parametri? Sono rimasti sul podio. Scusa, sì. Cioè, è una questione di normalità. Ce la giocavamo con Bonzano. Sì. Dico, non è che è cambiato tanto, insomma, dai. Comunque, per quanto riguarda Acegas, io penso che io ero ancora ragazzino quella volta, forse senza offesa tu eri già più grandicello, penso che ricorderai ai tempi della privatizzazione di Acegas con il sindaco Illy, penso che tu ricorderai il buco in cui si trovava Acegas, ricorderai i numeri di Acegas, penso che noi abbiamo preso un'azienda sull'orlo del fallimento e oggi possiamo parlare di utili per il Comune di Trieste, possiamo parlare di soldi che entrano nelle casse del Comune di Trieste che possono essere redistribuiti in servizi,
asili, nelle bollette delle persone che non paga dicendo, l'acqua viene tagliata l'acqua. Allora, io vorrei che quel signore che ha chiamato prima ritelefonasse. Il resto dicesse che è più aggressivo. Telefonata da casa e poi vorrei riportarvi le ultime novità su Schengen. Pronto? Ciao Ferdinando, voglio solo dire una cosa. Alessandro. Ecco. Allora, quello che voglio dire, c'è una casa in via San Marco numero 4 che è fatiscente, ci sono anche delle transenne che sono da un parecchio giorni che diciamo sono anche spostate. Allora sì. chiedo a chi è ospite là se sa qualcosa di chi è quella casa. In via San Marco. Poi volevo dire un'altra cosa, mia mamma tempo fa si è inciampata in via di Broglietto e si è storta gli occhiali per via delle buche che ci sono. Allora, quando si fa qualcosa per questa benedetta città? Grazie Alessandro, grazie, buonasera. Tra l'altro era ospite l'assessore da Pretto questa mattina. Certo, insomma, sembra che ha fatto una ampia disamina su quanto è stato investito in mezzi, sentite parecchie di sia in strade che in marciapiedi. Di domande, si segni via San Marco. Ma me lo ricordo. Vediamo se. Allora, vi leggo le ultime novità, diciamo, per quanto riguarda Schengen, non c'è nessuna sospensione di Schengen sul tavolo, lo ha dichiarato la Commissione. Eccolo qua, potrebbe limitare il monitor. Sono d'accordo. Ma lei non aveva un accordo con Slokar che non poteva mandarsi i messaggi mentre era qua? No, era mia amica. No, ma era contro Slokar, questo tra l'altro mi chiedono anche di dare un'opinione sulla sua candidatura a sindaco, non so se si candida a sindaco, no. Era notizia, però certo io mi candido a sindaco di Lussina, guarda. Va bene, fermi. Non c'è nessuna sospensione di Schengen sul tavolo della Commissione Europea, lo ha dichiarato la portavoce in riferimento alle indiscrezioni della stampa italiana su una possibile modifica del codice sullo spazio europeo di libera circolazione. Matteo Renzi questa mattina aveva detto lo stop a Schengen metterebbe a rischio il progetto europeo. Schengen è molto messo in dubbio e per noi è veramente triste, ha detto il premier italiano. La libera circolazione era il grande sogno europeo, è giusto essere attenti contro il terrorismo, ma non è sospendendo Schengen si bloccano i terroristi. Alcuni terroristi di Parigi sono cresciuti nelle nostre città, no, e questo l'abbiamo detto anche più volte. Certo. Attenzione, quindi la Commissione Europea dice che non è sul tavolo di discussione per i prossimi giorni. Ieri abbiamo ascoltato il presidente Serracchiani, però c'è il premier francese che dice non possiamo accoglierli tutti. Allora ricominciamo il giro. Lillini cosa dice dopo questa opinione? Allora, io sicuramente sono cresciuti là nelle nostre città, perché stiamo parlando di immigrati di seconda generazione. No, stiamo parlando di quelli che hanno fatto gli attentati, non vengono da fuori, sono gente dell'età mia. Quali? Gente, sia quelli di Parigi sia quelli di Bruxelles, sono quelli là. E oltretutto, come dire, non possiamo chiudere Schengen, cioè non possiamo sciogliere Schengen, non possiamo chiudere le frontiere, non possiamo chiudere niente, perché comunque queste persone hanno bisogno di aiuto, perché stanno fuggendo da un teatro di guerra. E i bambini sono finti, quelli che trovano. Perché dite che non vengono quelle famiglie? Dite le cose. Io inviterei veramente ad andare a vedere queste realtà, nel senso, io le vedo, le conosco, ho anche amici che lavorano in questa struttura che mi sembra una delle migliori, quella che abbiamo a Trieste, della accoglienza diffusa, non prendere e fare un centro, ma pian piano inserirli in diversi appartamenti. Sono maschi, però sono, no? Sono maschi, sono femmine, ci sono anche appartamenti per la grande maggioranza, sono l'80%. Ma chi non si tenerisce davanti a un bambino? Ma come funziona? Voi lo sapete perché ci sono tanti ragazzi che scappano, voi lo sapete, perché se no vanno a fare la guerra, li prendono loro. I nostri sono andati a fare i partigiani in bosco, i nostri, e sono andati a difendere e cercare di fare la guerra. Hanno fatto la guerra di liberazione, mentre gli altri, voi siete diventati una becera destra.
Voi siete andati una becera a destra. Noi becera. Mentre noi stiamo cercando di ragionare. Becera si può dire, non è offensivo, vero? No, e comunque ormai è stato democristiano. Democristiano si può dire. È stato depenalizzato tutto. Io potrei dirti qualsiasi cosa. E lo so. E lo so. Né lo so. Penali né civili. Lo so, lo so. Comunque sono uomini, fondamentalmente perché sa quanto costa, quanto si fanno pagare il passaggio sul barcone. A quel punto uno prende e dopodiché deve appena mettere da parte soldi per fare il ricongiungimento. Vuoi aver ragione? Hai ragione. Va bene, facciamo, mettiamola così. Vedremo in primavera cosa succederà. Noi siamo i primi a cercare di salvaguardare il bene dei bambini, delle donne e delle famiglie. Cerchiamo di capire quelli che hanno il diritto e quelli che non hanno il diritto, che sono i migranti economici, dobbiamo rispedirli a casa loro. Punto. Fermi. Non è pensabile. Telefonata, pronto? Pronto? Ah, buonasera. Buonasera. Senta, volevi chiedere ai signori del PD come mai, che elogiano tanto la Cegas, in un anno mi è arrivata una sola bolletta dell'acqua. Una! Ieri sono venuti a leggere e mesi fa sono venuti dell'anno scorso a leggere di nuovo. Come mai c'è questo disguido? Poi un'altra cosa, qua in via Manzoni, con la via Sette Fontane, ci sono due cavalletti. Alla fine di aprile saranno 2 anni che è scritto marciapiedi dissestato. Vedete che io pago le tasse, ma per chi? Per ingrassare il sedere a qualcuno? Grazie, buonasera. Grazie signora, buonasera. Bollette in ritardo, in effetti l'abbiamo raccontato più volte, è un tema che ritorna. Tema marciapiedi, che comunque, marciapiedi è una le costante. Bollette, le bollette in ritardo, le bollette con le stime superiori al consumato, è un tema che anche in Consiglio Comunale attraverso le commissioni competenti abbiamo più volte, cioè non si pensi che queste cose rimangono così, noi monitoriamo costantemente, il Consiglio Comunale sta sotto ad Acegas ripetutamente, sono venuti più volte in diversi momenti dell'anno in audizione in commissione, cioè queste sono cose che noi riportiamo alla Cegas. No, ma diciamo questi messaggi, che sono messaggi interessanti, no? Ma sei aggressivo? No, domando, dico, dove vedi tu famiglie con bambini? Vedi solo uomini, in tutte le case dell'ICS, la stragrande maggioranza, per dire ICS, sono tutti quanti uomini, tutti maschi giovani e magari con due telefonini. L'altro giorno hanno ripreso in via Muratti 7 ragazzi vestiti bardati che fischiavano alle donne, cioè facevano... Questo qui noi abbiamo oggi come immigrazione, oppure abbiamo quelli del silo. Come facevi abbiamo tu, fischiavano le donne come facevi tu da ragazzino, dai. No, concedi, però chiariamo. No, vi rendete conto di cosa state parlando? No. Hanno i telefonini, allora vanno condannati, ma chiariamo una cosa. Fate un ragionamento chiariamo serio. Chiariamo una cosa, un ragionamento serio e non per slogan, allora, dai. Quello che ha detto slogan non è una stupidaggine, perché la mentalità di tante popolazioni islamiche è che la donna non vale niente, quindi quello che è successo a Colonia è esattamente quello che pensano loro, perché dare un calcio a un cane o un gatto per loro o una donna è la stessa identica cosa, quindi non stupiamoci se domani succederà nelle nostre terre, hanno un'altra mentalità. E per dirla tutta, tutte le nostre buonismi, salottieri eccetera, di togliere il crocefisso per esempio e quant'altro, tu pensi che ci rispettino? Per niente, ci è la per stessa mentalità che aveva l'italiano medio 40 anni fa. Vai, gira il mondo, prendi la valigia, vai nei paesi arabi, ma ci togliere per il crocefisso le scuole sono ci pigliano per i fondelli, siamo una civiltà in rovina, ci oggi dicono, una civiltà che toglie i propri simboli, che tu ci creda o no, è una civiltà in rovina. Allora vi interrompo, pigliano per il culo. Aspetti, Scocimarro, ho visto anche il video di Sgarbi, ha fatto il giro della rete, vero? L'ho detto prima qua, prima di Sgarbi, aspetti. Una donna di 8 mesi oggi è stata aggredita a Monfalcone. È stato arrestato e messo a piede libero. È stata ricoverata in ospedale questo pomeriggio a Monfalcone. Allora vi fermo, c'è un altro caso e tra poco tutti gli aggiornamenti, chiaramente, che ha preoccupato tanto, cioè quello della sparatoria. Ci torniamo appunto a quello che Tocelli della famosa Audi. È chiuso. Il titolo della trasmissione era Dio Schengen.
Hanno fatto due battute loro con le sto interrompendo, ho bisogno degli aggiornamenti, scusa, se no perdiamo tempo. La macchina. No, allora, rivediamo quello che è successo nelle ultime ore con la sparatoria, dunque, sul Carso, quindi pochi chilometri da qui, con l'incidente che ha costato la vita a una persona nella notte, quest'auto gialla che gira, sfreccia e è ormai ancora in fuga, ormai in queste ore, insomma, sta creando davvero una psicosi generale con tutta una serie di segnalazioni tra Padova, Vicenza, Treviso, insomma in queste ultime ore. Rivediamo quello che è accaduto in nottata e poi gli aggiornamenti, vediamo. È caccia aperta l'Audi gialla RS4 che sta seminando il panico in tutto il nord-est. Eccola, mentre giovedì sera sfreccia contromano sul passante di Mestre. L'auto, con a bordo un pericoloso gruppo di banditi, probabilmente dell'est, viene registrata dalle telecamere all'altezza di Preganziolla, direzione Padova. E nel giro di pochi minuti la si vede nel sottopasso San Silvestro, dopo il casello di Spinea, alla velocità media di 220 km orari. All'uscita però trova un blocco dovuto ad un incidente, un'autocisterna di GPL contro un mezzo spargisale che provoca una coda di 3 km e che richiede l'intervento di vigili del fuoco, polizia stradale e personale CAV. A quel punto l'Audi gialla imbocca lo svincolo per la 57 in direzione Venezia ed effettua un'inversione di marcia nel sottopasso, ripercorrendo lo stesso tragitto contrumano sulla corsia d'emergenza, superando i 150 km orari con le quattro frecce. È passata l'una da 2 minuti. Nello stesso punto transitano subito dopo nella direzione opposta un furgoncino e un'auto guidata da una donna di 57 anni che dopo pochi secondi all'uscita del sottopasso piomba sul mezzo fermo a causa del primo incidente. La donna muore sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. Non è chiaro cosa sia accaduto tra l'Audi e l'auto guidata dalla 57enne perché in quel punto non ci sono telecamere, ma i due fatti potrebbero essere collegati, la donna potrebbe essere stata abbagliata. Pochi minuti dopo l'Audi in contromano imbocca lo svincolo di Spinea Ovest, abbattendo una delle sbarre del casello. Rubata lo scorso dicembre a Milano, l'auto gialla è stata intercettata per la prima volta sabato scorso dai carabinieri nel Padovano ad Abano Terme, dopo il tentato furto in un'abitazione. C'era stato un inseguimento con un conseguente conflitto a fuoco, ma anche per via dell'alta velocità sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Successivamente è stata intercettata in Friuli Venezia Giulia, sul Carso, vicino a Prosecco. Anche in questo caso l'inseguimento da parte della polizia non è andato a buon fine. Nemmeno i colpi sparati in aria dagli agenti li hanno fatti demordere e lì inizierà la folle corsa sul passante. Questo per aggiornarvi, adesso sentiamo Barbara Todesco che è in linea da Bassano del Grappa. Barbara è la nostra collega di Rete Veneta, perché gli ultimi avvistamenti credo che siano proprio lì, no? Sì, esattamente, nella zona del Bassano del Grappa, proprio ai confini con Bassano del Grappa, precisamente a Romano Vezzelino. L'ultimo avvistamento ufficiale, definiamolo così, risale alle 18, insomma questa famosa Audi gialla avrebbe sfrecciato a tutta velocità, peraltro proprio di fronte al municipio di Romano Vezzelino, effettuando un sorpasso nel traffico e insomma è stata notata da più di qualcuno, allertate le forze dell'ordine, è iniziata una vera e propria caccia all'Audi gialla, e questo non solo con polizia, carabinieri, come potete immaginare, insomma a terra, diciamo così, ma anche con quattro elicotteri che sono agiati in volo e hanno continuato a sorvolare non solo la zona del Bassanese, ma anche quella del Trevisano, con cui confina e verso cui l'auto è stata vista dirigersi, tant'è che poco dopo, insomma, lo si è scoperto evidentemente solo in un secondo momento. Barbara, è stata immortalata praticamente il direttore di benzina di San Zenone degli Ezzelini, proprio mentre faceva benzina, per cui diretta nel Trevisano sicuramente, anche se poi abbiamo visto sorvolare elicotteri anche nella zona diretta verso Valica Padovana. Si inizia a sospettare che questi malviventi potessero avere la base proprio in questa zona, perché già mercoledì sera, sempre nel Bassanese, tra la zona di Cassola, San Giacomo di Romano Vezzelino, ma anche la marca trevigiana, come la zona di Loria, era stata avvistata quest'Audi. Barbara, noi lo raccontiamo perché c'è veramente il terrore, diciamo, in tutto il nord-est, che questa Audi sta sfrecciando più di 200 all'ora. C'è stata una sparatoria, prima con i carabinieri ad Abano Terme, poi quest'auto fugge qua, lo abbiamo raccontato, sparatoria
storia, diciamo, con colpi d'arma da fuoco sparati in aria almeno dagli uomini della Polizia di Stato per cercare di fermarla ancora una volta. Chiudono i confini, girano quest'auto, torna in Veneto. Insomma, vi stiamo raccontando quello che è successo. Lo stato attuale, ricerca con gli elicotteri, ancora nessuna novità, gli ultimi avvistamenti lì vicino a voi. Riusciamo a far vedere il computer? Non solo, chiedo ai ragazzi in regia, perché c'è la foto cui facevi riferimento tu, Barbara, di questo rifornimento, perché molti si chiedono, fa avanti e indietro. Ti dico, Ferdinando, qui, come dici tu, non dico che sia una psicosi, però insomma si è addirittura creato un gruppo, no, su Facebook, si chiama Audi Gialla, sì. Io sono stata inserita un'oretta fa, insomma, in questo gruppo si segnalano, diciamo, gli avvistamenti, che in questo momento non sono gli avvistamenti dell'auto, ad essere sinceri, ma quelli delle forze dell'ordine che la stanno sostanzialmente cercando, no? Quindi posti di blocco, cioè, quindi addirittura controproducente, esatto, diciamo. Sì, quei, ecco, stiamo vedendo la foto nel momento in cui hanno fatto rifornimento, eccolo qua, sì, la stiamo, esatto, vedendo in onda. Tieni conto che per quanto riguarda i posti di blocco sono ovunque, io sto pensando solo alla città di Bassano, insomma, noi abbiamo 40.000 abitanti, no? La grande è veramente piccola, però nell'arco di 500 metri trovi polizia, carabinieri e polizia locale, cioè è quasi impossibile non essere fermati, è capitato anche mio marito mezz'ora, certo, fa, è stato assolutamente fermato due volte. In un anno di gialla, voglio dire, no? Però si sta cercando veramente ovunque, e possiamo dire che di buono però c'è l'attenzione dei cittadini, questo lo si può dire, certo, insomma, che appena avvistano, diciamo, un'auto sospetta allertano le forze dell'ordine. Grazie Barbara Todesco da Bassano del Grappa, la nostra collega di Rete Veneta, buon lavoro, dovessero esserci novità, mi raccomando, facci sapere. Allora, questo l'avete visto, è impressionante, sia quel video, sia la conseguenza di quest'auto a folle corsa a più di 200 all'ora, quindi un incidente mortale nella notte, ha perso la vita appunto questa signora di 57 anni. Quei colpi d'arma da fuoco sono sparati alle forze dell'ordine nel tentativo di fermarla, e ancora quest'Audi gialla, gli occupanti sono a bordo ancora di quest'auto, sono davvero una storia che ha dell'incredibile. Siccome mancano pochi minuti, so che Toncelli voleva tornare ancora sul tema Schengen, ne aggiungo uno però, vorrei farvi sentire quello che ha detto la Elsa Fornero, ex ministro del governo Monti, oggi a Trieste sul tema delle pensioni, sentiamola. Nessun lancio di uova marce né contestazioni urlate per Elsa Fornero a Trieste. L'annunciato comitato di accoglienza non si è presentato davanti alla Camera di Commercio, dove l'ex ministro del governo Monti ha partecipato a un convegno sull'invecchiamento attivo. Forse il dispiegamento di forze di polizia ha fatto desistere i contras. Quanto ai contenuti, la Fornero ha subito commentato la proposta di Tito Boeri sul tetto alle pensioni d'oro per finanziare le famiglie degli ultra 55enni rimasti senza occupazione. Bisogna incidere ancora sui privilegi. Molte persone hanno ancora dei privilegi e, viste le condizioni del paese, sarebbe il momento che vi rinunciassero anche spontaneamente. Inevitabile poi un commento da quella che i sindacati hanno definito più volte la più odiata dagli italiani sulla sua riforma, contestata in Italia ma apprezzata all'estero. Io penso che sia una questione di tempo e anche di possibili correzioni. All'estero la possono guardare con maggiore distacco e sono in grado di capire, forse più di quanto non siamo noi, perché siamo noi immersi nei nostri problemi, quanto comunque il governo di cui ho fatto parte sia stato importante nel determinare, nell'evitare la crisi finanziaria, anche se molti negano questo, all'estero direi che questo è molto riconosciuto. Riforma che, peraltro, stando agli ultimi dati, ha determinato un balzo in avanti delle pensioni anticipate nel 2015 del 74%. Direi che è normale, questo fra l'altro la dice lunga su tutti quelli che dicono che la legge è stata una mannaia. Quindi non possiamo la mattina criticare la legge perché è troppo rigida e poi dire, oh guarda, le persone vanno in pensione anticipata, e lamentarci anche di questo. Bisogna qualche volta essere coerenti. Allora, intanto non ci sono altri aggiornamenti, vediamo se appunto questa immagine è anche impressionante, insomma, degli occupanti, ne vediamo almeno due. E per aver aperto riusciamo a far vedere quella foto ancora? Chiedo ai ragazzi in regia, se la guardate,
Eccolo qua, l'Audi finirà prima, la benzina prima o poi, la troveranno abbandonata, nel frattempo avranno rubato un'altra macchina, Max controllo i distributori di benzina, dicono. Mi fate rivedere quella foto, ragazzi, se voi vedete ci sono due persone, tra l'altro hanno aperto entrambi gli sportelli, quindi credo che gli occupanti, se non ricordo male, siano quattro. Questa benzina l'hanno fatta e insomma vediamo che cosa succede. È assurdo che ancora continuino a utilizzare quella vettura, davvero io non riesco a spiegarmelo. E vediamo se ci saranno novità. Allora, Fornero. Fornero. A quel punto diciamo il referendum, la lotta, la battaglia. Fornero, che è una vergogna. Come che voi avete cosa, chiesto, non come è un affetto. Chi, no? Come chi la invita ancora in giro. Appunto. Ci sono le persone che sono morte per colpa sua, si sono suicidate per colpa sua. Non più tardi di ieri avete fatto il servizio di quella persona che cercava, voleva suicidarsi. E oggi comune, minacciava di questa pagliaccia e questa rovina famiglie e questa assassina. Mamma mia, siete... Sloca, non si può dire. No, perché assassina. No, ma lui ha detto che può dire tutto perché tanto ha fatto suicidare, ha fatto suicidare le persone. Perché quello lì è un modo per far suicidare le persone. Persone che pensavano di aver risolto la loro vita e si trovano con 5 anni non avendo una lira, non potendo andare avanti, sapendo benissimo come è il sistema bancario e tutto il resto. E questi qui ancora la invitano a pontificare. Ma è una vergogna infinita, no? Cioè per lei Elsa Fornero è un'assassina? Per me sì. Allora, me sì. Mi fate sentire... Non l'ha fatto lei direttamente, però è il suo modo... Quello che a lei partorito ha fatto sì che gli altri si siano uccisi. Allora, telefonate e poi sentiamo gli altri ospiti. Pronto? Pronto? C'è ancora? Mi fate sapere, ragazzi. Pronto, pronto? Parli? Niente, va bene. Torcelli? Prepariamo un'altra. Chiudere giusto una battuta su Schengen, che era il titolo della trasmissione, poi mi sembra ci sia ridotti a... I soliti 2-3 slogan mi sembra un po' poco. Slogan. Vabbè. Allora, certamente nessuno nega che bisogna aumentare i controlli, bisogna aumentare anche dal punto di vista della tecnologia, ma quando parlo di tecnologia parlo anche dei permessi che vengono richiesti. Quando un richiedente asilo deve aspettare mesi e mesi, cioè certo. Quello è un problema. Così mi ricollego anche a quanto diceva lui relativamente ai richiedenti per chi scappa dalla guerra piuttosto per chi è immigrato per la questione economica. Cioè, sono tante le cose da riparare, da perfezionare, da correggere. Certamente è vero che nel Novecento i fili spinati e i confini hanno provocato due guerre. Io in un'Europa dove sono riuscito a crescere nella pace senza avere la paura di un conflitto, io preferirei continuare a vivere in queste condizioni, lo preferirei per me e per i miei figli. Vanno all'estero perché non c'è lavoro in Italia, ecco, l'ho visto. Allora, aspetti Lillini, vediamo se questa telefonata ha atteso. Pronto? No, pronto? Il televisore. Sì, ascolti dal telefono, la prego, perché sennò ci mettiamo un sacco di tempo, non guardi il televisore. Ok. Dica. Buonasera. Allora, sì, pronto, buonasera. Innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione ai suoi ospiti. Grazie mille a lei. Prego. E poi volevo cercare di capire se i signori della sinistra già arrivati da Marte o pensa, non so. Abbiamo appena visto adesso un servizio per quanto riguarda quell'Audi gialla. Che scorrazza avanti e indietro per il Veneto, Friuli, con a bordo, guarda caso, presumibilmente, no? Dei banditi, perché chiamiamoli così, dei paesi dell'est. Questo è Schengen. Schengen vuol dire lasciare che la porta aperta a chiunque che vuol venire a farsi i cavolacci propri, no? In Italia. Perché questi delinquenti che va avanti in drio, le malagrazie dobbiamo farle qua da noi, perché sa benissimo che guardi, la fa franca. Probabilmente, io non probabilmente lo so, non lo sanno, credo neanche le forze dell'ordine, però saranno italiani. E no, credo, non so se avete capito, probabilmente di qualche campo nomadi, cioè il sospetto è questo, che siano di qualche campo nomadi, ma comunque siano italiani. Questo campo di entità italiana. Esatto, quindi questo poi è, dopodiché, giusto la sua opinione anche... Ma questo va bene, questo è uno dei tanti casi, ma se noi poi andiamo a guardare le rapine in villa, amici che abita sull'altipiano, fino a qualche anno fa, gli dormiva con le porte aperte.
con le porte aperte. Infatti mi andavo a casa degli ori e mi meravigliavo. Adesso penso che Isea armadi quei cani, perché non certo. È una roba. Grazie mille, buonasera. Okay. Allora, Lillini e poi Scocimarro. Sì. Sì, io rispondo che abbiamo visto o sono dell'est o sono arabi. Io non comprendo questa paura del diverso, nel senso la mela marcia c'è nel Triestino, nel Borgataro, finisco la mela marcia è dappertutto. Navi marcia, la mela marcia è dappertutto, dai paesi dell'est fanno parte dell'Unione Europea, di conseguenza è normale che ci sia lo scambio di persone, perché per esempio invece allora i tedeschi sono incazzati con il resto dell'Europa perché entrano a frotte gente che lavora là. Sulla Fornero una sì. Battuta veloce, e ovviamente io non posso approvare questa cosa, ma però io in realtà ho una visione diversa dalla persona qui in sale, perché comunque io ho 30 anni e di conseguenza sono in una situazione un po' più complessa riguardo al sistema pensionistico. Però sicuramente non approvo quello che è stato fatto, dobbiamo ripensare il sistema pensionistico rispetto a quello che andava bene una volta, con tante persone che vivono tranquillamente e noi appunto non sappiamo neanche cosa sarà la nostra pensione dei trentenni. Allora io non voglio polemizzare, però hai appena detto che i tuoi amici lavorano nelle cooperative che danno lavoro a queste persone. È ovvio che tutto il vostro mondo vuole che arrivi questa gente, perché è un grande business, ma non lo dico io, è un dato di fatto. Sui numeri, se parli con una guardia carceraria di Trieste, ci sono 200 persone nelle carceri di Trieste, 40 sono italiani e 160 sono stranieri. Non è che ce l'abbiamo con gli stranieri, è un dato di fatto scientifico, un dato oggettivo questo. Di conseguenza, se abbiamo a Trieste 208.000 abitanti, di cui il 5% è straniero, quindi quanti sono? Poco più di 10.000, tu mi puoi dire perché su 190.000 triestini ci sono 40 in carcere e su 10.000 stranieri ci sono 160. Quindi ci sarà una popolazione, non è proprio diverso, è che chi viene qua... Scocimarro, le chiedo una cosa. Però Schengen... Nessuno vorrebbe togliere le libera circolazione di merci, di cose, di persone, questo no. Però quando noi in estate con la Meloni, i Fratelli d'Italia, sollecitammo il governo a mettere le nostre forze armate, ottime forze armate, sui confini, tutti ci risero dietro, razzisti, militaristi, carri armati di Piemonte Cavalleria contro i bambini poveri sulle spiagge, ma non è vero. Senta, niente, sono i militari professionisti che vigilano le frontiere, tutto qua. Perché, come dice lei, e forse beccavano anche chi è più fortunato non si riduce spontaneamente il privilegio? Ah, e parla di pensioni di un certo livello. Guarda, la Fornero e il governo Monti... È la dimostrazione. E il governo Monti, secondo me, sono un po' più buon disloker, però dovrebbero essere processati per tradimento con Napolitano del golpe che hanno fatto nel 2011. Dai la mano. Basta, chiudiamo qui. Va bene, allora questa prima parte la dobbiamo chiudere qui, adesso c'è la pubblicità, dopo entreranno in studio per parlare di Muggia, perché come dicevamo si va al voto anche a Muggia, alcuni candidati sindaco, in particolar modo alle primarie del centro-sinistra, Laura Marzi di SEL e Valentina Parapat del Partito Democratico, poi Marino Andolina che è candidato sindaco per la federazione della sinistra, e due esponenti del centrodestra ancora hanno scelto, lo ricordavamo, il candidato sindaco, sono Daniele Mosetti, Fratelli d'Italia, e Alan Barduzzi della Lega Nord. Ricordo solo una cosa, martedì ore 15 via San Nicolò arriva Salvini, mi raccomando, venite a trovarlo a prendere un caffè con noi. Si pagano gli spot, eh? Ma no, buonasera, a tra poco. Ring, torniamo in diretta per questa seconda parte. Come promesso, dunque, adesso il dibattito sarà incentrato su Muggia. Anche il comune di Muggia va al voto, dunque, così come Trieste. Tra l'altro, tra pochi giorni, ora ce lo spiegheranno gli esponenti del centro-sinistra, ci saranno le primarie e quindi vi presenteremo i candidati, almeno alcuni, quelli che ci ha dato sapere fino ad adesso. Allora, intanto cominciamo dallo schieramento che ancora non ha scelto il sindaco, e l'ho preciso perché loro ci tengono, giustamente, perché hanno ancora un dibattito interno, quindi Daniele Mosetti, Fratelli d'Italia, buonasera, ben trovato, e al suo fianco Alan Barduzzi della Lega Nord, buonasera, ben trovato. Di qua, grazie. Allora, candidata alle primarie del centro-sinistra c'è Valentina Parapat del Partito Democratico, buonasera,
Marino Andolina, che non c'entra con le primarie, giusto, il centro-sinistra. No, non siamo democratici, abbiamo scelto. Ecco, bene, Federazione della Sinistra, buonasera anche a lei. E invece Laura Marzi, che sfiderà la Parapat a queste primarie, Sinistra Ecologia e Libertà, quando sono? Il 31. Il 31. Come funziona, gli orari, volete ricordarlo voi, giusto, non so, credo che sia un'informazione di servizio. Vado. Sì. Domenica 31 nella sede di via Dante Alighieri 17/A a Muggia si svolgeranno le primarie dalle 8 alle 20. L'accesso al voto è dedicato a qualunque cittadino avente diritto al voto, mugesano avente diritto al voto. Con l'impegno di essere, diciamo la sottoscrizione di un impegno di essere elettore del centro-sinistra. Il 31, domenica 31. Domenica 31 alle 15, e obiettivo diciamo, si dice sempre, quante persone sperate vadano o vengano a votare per le primarie? Terribile domanda. Sì, terribile, parlo, terribile. La più difficile. Nel senso che... Guardi, mi auguro che vengano in tanti, perché insomma è proprio un modo, no, di manifestare. Un euro il costo? No, zero. Zero? Zero. Abbiamo deciso proprio per favorire. Notizia, primarie gratuite la prima volta. Primarie forse. Gratuite perché è giusto che tutti possano accedere. Abbiamo appunto tenuto conto anche un po' del momento, no? Che insomma tanti hanno difficoltà, se magari sono in tre in famiglia, abbiamo pensato che tutto sommato poteva essere un costo, anche i 6 euro, no? Perché magari viene mamma, papà e figlio, quindi abbiamo pensato sinceramente che era una cosa da fare, perché insomma vogliamo incentivare proprio il voto. Mm. Allora Mosetti, dunque, tra poco cominciamo anche con le domande per capire quali sono le problematiche, le proposte insomma, di questa campagna elettorale che si sta per aprire. Voi come siete messi? Allora, siamo messi a questo punto, abbiamo definito una linea, abbiamo creato, già operativo già da più di 2 mesi, un cantiere che si chiama Laboratorio 2016, dentro è formato da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Rivolta d'Italia, si stanno per raggiungere... Cioè la fucina mugesana, diciamo. È una specie, no? Di fucina mugesana, esatto, dove stiamo costruendo e ci stiamo trovando principalmente su un accordo programmatico, fatto sotto punti, su sicurezza, futuro, riordino della macchina amministrativa, commercio, turismo, ambiente, tutta una serie di punti che vengono ulteriormente esplosi e quindi c'è per ogni macro tema viene argomentata tutta una serie di proposte. Su questo noi cerchiamo di trovarci e fare una quadra. In dirittura di arrivo, secondo appunto questo processo di inclusione massima di tutti i soggetti politici del vasto panorama istro-veneto, dovrebbero aggiungersi forse ancora 1 o 2 soggetti. Ci riserviamo ad ogni modo di civiche o qualche partituncolo, no? Come c'è Trieste contestualizzato invece a Muncia, però cerchiamo di definire il tutto a metà febbraio uscire con programma. Guarda, e anche sì. Ci aspettavamo come una fuga in avanti, come è stato fatto a Trieste da parte vostra, no? No, a Muncia invece abbiamo deciso di... Se la Lega non ha messo un candidato... No, per il momento no. Annunciato, però poi forse... Avevamo annunciato che la Lega può, come ancora adesso, può andare da sola, può correre da sola a sé... Non si riesce a fare la quadra intorno all'accordo programmatico che è nato con questo laboratorio 2016 a novembre. Quindi noi speriamo e ci auguriamo che non vengano fuori, come è sempre successo, personalismi all'interno del centrodestra e quindi andare uniti. Ma anche nel vostro caso, diciamo nel caso Muggia, la decisione arriverà entro gennaio, primi di febbraio? Sì, sì, fine gennaio, sì, credo. Fine gennaio. Bene, Andolina, perché ha scelto di candidarsi? Io no, ho scelto assolutamente, io non volevo. No. È stato imposto. No, voglio dire che i compagni di Muggia hanno cominciato un anno fa a dirmelo, io pensavo fosse uno scherzo. E poi è successo già la scorsa primavera, quindi è quasi un anno che io giro per Muggia, condivido soprattutto i vostri alcolici, girando per i bar, eccetera, per conoscere la realtà, anche perché i muggiosani sono molto ospitali, quindi è difficile uscire sobri da quelle riunioni. Ma... Quindi finora ho salvato la patente al ritorno. Quindi insomma, ormai mi sento mugesano. Quindi non si ricandida al Consiglio Comunale di Trieste, intanto? Non sarebbe corretto, perché dopo 25 anni puzzavo molto di casta. Allora, adesso mi interessa capire anche su cosa punterete. La prima cosa, invece, è secondo lei qual è un problema di Muggia? Un problema di Muggia? Se pensi che ci sia...
Di problemi ce ne sono, nel senso che Muggia comunque, beh, un po' come tutto, diciamo, no, il circondario, ha un problema fondamentalmente di lavoro. Ecco, questo è legato ovviamente anche ai problemi che ci sono in regione, in particolare anche a Trieste. Ovviamente penso che questo sia il problema più rilevante. Io penso che in questi anni si è fatto qualcosa proprio per far sì che Muggia possa in qualche modo rinascere, no? Non che il comune abbia, sì, con il sindaco Nesdradek, con la collaborazione che c'è stata anche con il sindaco di Trieste Cosolini e con tutti gli altri sindaci della provincia, perché ovviamente anche il fatto che adesso c'è stata la sdemanializzazione del porto e che arriverà nella zona delle Noghere, no? Una parte, diciamo, lo spostamento del punto franco, io credo, anzi sono sicura che porterà ovviamente benessere, no? per il nostro territorio. Quindi stiamo lavorando, in questi anni si è lavorato in questo senso, iniziato da tanto tempo, abbiamo fatto delle grandi battaglie anche per la costa, ce la siamo ripresa, tutti guardano anche Laura, perché insomma è una battaglia comune assolutamente, e ovviamente questo non potrà che portare benessere per tutti. Non che adesso voglio dire che con la costa Muggia diventerà turistica al 100%, perché non è la sua vocazione, no? Non è la vocazione turistica Muggia, comunque. Certo, ce l'ha di un certo tipo, di nicchia, non possiamo pensare che vivrà solo di quello. Per quello penso alla Binata, no? Quindi zona del terminal Ro-Ro, che dovrebbe esserci insieme a, appunto, la sdemanializzazione, quindi con lo spostamento del punto franco imprese, nascita di imprese, affiancata a quello che è il turismo, perché abbiamo comunque, no, moltissimi ciclisti che arrivano anche grazie alla Parenzana e questo sviluppo che c'è stato transfrontaliero di cooperazione, no, tra questi paesi, e in questo senso abbiamo lavorato molto. Quindi penso che tutto sommato sicuramente il lavoro è un problema sentito da tutti, e a Muggia c'è, insomma. Non ho precisato un'altra cosa, diciamo, le primarie del 31 partite dalla mattina alla sera, giusto? Ho detto, esatto, dalle 8 dalle 8 in poi, e sono gratuite, anche questa è una notizia, lo ricordavamo poco fa. Si svolgeranno appunto tra Valentina Parapat e Laura Marzi, però un altro candidato sindaco, avete visto, l'abbiamo qui, è Marina Ondolina. Doveva esserci anche Emanuele Romano del Movimento 5 Stelle, che in un primo momento si pensava potesse venire, in realtà attende l'ufficialità. Sapete, votato da, diciamo, l'elettorato, erano 19 persone, 10 hanno scelto lui, 9 l'altra candidata, e mi ha chiesto, insomma, di rimandare a un momento successivo, perché insomma immagino che il Movimento 5 Stelle in questi giorni debba, chi all'interno del Movimento 5 Stelle, rispettare perfettamente le regole, perché non tira una brutta aria, quindi aspetta l'ufficialità e sarà poi nelle prossime settimane con noi. Un problema? Allora, il lavoro immagino per tutti, però sono d'accordo, non è che lo risolve solo il sindaco, no? Sono assolutamente d'accordo su quanto ha appena sottolineato la mia collega Valentina Parapat. Secondo me un altro aspetto per il rilancio anche del lavoro a Muggia è il rilancio del centro storico. Noi abbiamo, stiamo patendo un po' uno svuotamento del centro storico, uno svuotamento delle attività commerciali, soprattutto del centro storico. Io credo che ci siano le potenzialità per poter pensare in qualche maniera a un rilancio anche del centro storico, un po' riagganciando il tutto al lavoro già fatto, quindi al piano regolatore, che deve avere un seguito. Il seguito del piano regolatore sarà il piano particolareggiato del centro storico, il piano particolareggiato che dovrà prevedere il riuso del centro storico, facilitandolo sia dal punto di vista del riuso abitativo che dal punto di vista del riuso commerciale. Possiamo prevedere, anzi abbiamo intenzione poi di prevedere delle norme tecniche di attuazione, no, rispetto al piano particolareggiato. Cioè vantaggi dal punto di vista... Anche economici e anche fiscali. Esatto. No? Per attirare nuove attività, imprese, attività. Per facilitare il riuso. Abbiamo la possibilità di sfruttare in qualche maniera poi collegamenti che noi abbiamo con tutta una serie di realtà associative che sono vivacissime a Muggia,
e in qualche maniera attraverso le società, le associazioni culturali soprattutto, puntare anche su quello che potrebbe essere un riuso dei locali del centro storico con finalità artigianale, quindi con la produzione di prodotti artigianali locali, valorizzazione del territorio. Esatto. Mosetti, un problema, secondo voi? Ma c'è più di uno tendenzialmente, no? Ci sono state avanzare critiche, anche perché se siamo qua cerchiamo di avanzare proposte e non fare critiche principalmente. Quindi sulla base di tutte le proposte che alla fine vengono puntualmente disattese, come il famoso discorso di prendiamoci la costa, invece il sito inquinato acquario è fermo là, come dice qualcuno, con le quattro frecce. Quindi prima di lanciare progetti, cioè, su quello non hanno agito, il PD non ha agito. Ma tendenzialmente se uno si fa un giro rimane più o meno quello che era, con un grigliato, con una zona pedonale, con una zona perimetrale di contenimento, ma di fatto il progetto, per fare in modo che poi venga la bonifica per realizzare qualcosa all'interno dell'area, è ancora fermo. Quindi prima di lanciare proposte, come abbiamo letto appunto dell'assessore ai lavori pubblici Finocchiaro, di tutte le zone green, di nuove ciclabili, dove la ciclabile a fin fine, anche ricordiamoci anche questo qua, che è stata inaugurata un anno fa ed era inaugurata a spezzoni, non era completata. Quindi prima di avanzare proposte, la cittadinanza più che altro si aspetterebbe qualcosa di molto più piccolo e di molto più facile, come magari il decoro del centro urbano, no? Quindi prima di parlare di macro progetti anche legati al turismo, sarebbe opportuno interessarsi principalmente appunto del centro storico. Quindi parlare. Ma c'è questo abbandono, quindi. Ma c'è una mancanza anche di manutenzione, magari una strada viene asfaltata e magari manca il rifacimento magari delle strisce pedonali. Sono generazioni che a noi ci arrivano quotidianamente, che cerchiamo di puntualizzare il macro tema. Ma sì, c'è sempre qualcosa che manca, quindi inutile fare avanzare progetti, illudere alla fin fine i mugesani, cerchiamo più che altro di coinvolgere tutti, rendiamoli partecipi, soprattutto alla formulazione del programma, e lanciamo, soprattutto cerchiamo di lanciare una giunta che poi sia funzionale, non come questa che ha avuto enormi problemi di governance negli ultimi 5 anni, con assessori che uscivano e con tutto ciò che abbiamo visto. Lei dice uno stallo di amministrazione. Andolina, problemi? Poi si tocca Barduzzi. Ovviamente non ce n'è uno solo. È anche fisiologico in ogni comunità. Possiamo cominciare col centro storico, con l'attività dei negozi del centro storico. Sono un cliente, io parcheggio a Caliterna e vengo a fare la spesa da voi. Ho conosciuto anche la signora che è stata derubata e cose del genere. E io ho l'impressione che sia stato un po' tradito il centro storico con i permessi molto estensivi per il centro commerciale più grosso. Non so quanti posti di lavoro siano stati guadagnati, quanti posti di lavoro di Mugesani sono stati guadagnati nel centro commerciale, quanti se ne siano persi anche in prospettiva nel centro storico. È stata fatta addirittura una viabilità che sembra che costringa chi esce da Muggia ad andare al centro commerciale. Cioè, appositamente per spingere la salita, cioè sembra che uno deve. Se non vai là ti multo. Ecco, quindi si direbbe che sia stato così un certo indirizzo verso questa attività. I parcheggi fra le varie violazioni, diciamo, del programma del sindaco, che fra l'altro lo ricordo per memoria storica, che è stato impostato dalla Federazione della Sinistra e poi implementato dal PD, eccetera. C'era scritto anche, per esempio, i parcheggi prima ora gratis, proprio per portare noi stranieri, noi ex stranieri, a fare le compere a Muggia. Invece ci siamo trovati con un parcheggio oneroso, strano anche per la sua particolare avidità. Avidità? Sì. Cioè troppo costoso, insomma. Costoso, con cioè, non ho mai visto in Europa un parcheggio in cui bisogna mettere anche la targa per evitare. Incomprensibili? Sì. Perché? Perché c'è il parcheggio blu che serve per i residenti, ma non dappertutto. In certi punti è per i residenti, ma solo orario. Parcheggi gialli che sono. Questo sono le lamentele che mi arrivano ogni giorno. Parcheggi bianchi che dovrebbero essere gratuiti, invece certi sono orario, certi sono liberi. È stato applicato il codice della strada. Parcheggi gialli che di solito sono carico scarichi, invece si può parcheggiare in certi posti 2 ore, in certi posti un'ora. Questo è quello che mi viene detto soprattutto dai residenti che hanno meno parcheggi, perché i parcheggi sono diminuiti. Residenti che non abitano nel centro storico ma abitano in periferia, ricordiamoci anche la periferia che è abbandonata, e quando devono portare i figli a scuola o all'asilo
perdono ore per trovare un parcheggio. Secondo una sarei... Allora, anzi, poi facciamo finire l'andolina. Sì, no. Chiedo scusa. Ricordo che lì, per quanto riguarda i colori dei parcheggi, è stato applicato semplicemente il codice della strada che chiunque abbia una patente in tasca dovrebbe conoscere. I parcheggi gialli sono sempre parcheggi dedicati, parcheggi riservati a qualche cosa. Possono essere riservati a carico e scarico, con però il cartello che lo indica. Sì, sì, sì. Però quello blu oppure, destinato ai residenti? No, quello blu non è destinato ai residenti. Ah. Il blu è, come dovunque, è destinato al pagamento in questo momento. Prima di questo questo ultimo piano parcheggi che è stato avviato, il parcheggio blu, che era comunque sempre previsto a pagamento per tutti, cioè per chi veniva da fuori, era gratuito per chi aveva il bollino blu, quindi i residenti, tutti i residenti. Sono stati dati anche troppi bollini blu, perché era stato previsto allora di dare il bollino blu non solamente ai residenti, ma anche a chi svolgeva attività lavorativa. Quindi poi l'effetto è stato... E quindi, nulla. Ovviamente, però di fatto quelle strisce blu stanno ad indicare il parcheggio a pagamento. Però troppo costoso, dice, troppo oneroso, dice Mandolino. Beh, costoso, e poi curiosamente quelle macchinette mangia soldi là impongono di mettere la targa. Non ho mai visto un posto in cui uno non possa regalare quanto ha pagato in eccesso a quello che arriva dopo. Quindi qua, se uno sta mezz'ora e ha pagato per due ore, quell'ora e mezza in più è perduta, mentre adesso da Trieste uno che passa a un altro. Quindi è anche questa una piccola cattiveria, insomma, da persona avida. Se poi restiamo su quel parcheggio, devo dire che quel parcheggio è stato fatto con soldi pubblici nostri e poi è stato dato a dei padovani privati che ci fanno i soldini a nostre spese, a vostre spese, adesso saranno anche mie. Quindi obiettivamente non si capisce neanche questo piano, che poi io, quando sarò sindaco, non potrò cambiare, perché è stato blindato, penso, per 10 anni. Quindi c'è un accordo... Cioè veramente un accordo capestro, per cui anche quando ci siamo accorti che è un bidone, ormai siamo fregati. Quindi il prossimo sindaco non potrà cambiarlo. Quindi questo è uno dei punti, non sarà una roba terrificante, però insomma dimostra così una certa supinità dell'amministrazione verso i privati, come appunto... Guarda, se vuole dire qualcosa, sì. Poi vorrei sentire anche Mosè. Sì, io vorrei dire, insomma, ovviamente ognuno ha le sue opinioni, io posso testimoniare che quel parcheggio aveva notevoli problemi, è nato non per opera del centrosinistra. Notevoli problemi strutturali. Di quale parcheggio, così ricordiamo, parcheggio Caliterna in particolare, okay. Perché è quello del quale stavamo trattando in particolare, è quello appunto strutturalmente grossissimi problemi, di gestione e di costi enormi. Il comune non è un gestore di parcheggi, aveva effettivamente trovato delle difficoltà enormi, praticamente non funzionavano metà dei parcometri, le persone erano scontente perché non era tenuto come si doveva, quindi si è ricorso al privato unicamente, semplicemente perché il privato sa gestire, e quindi nella speranza che il servizio sia migliore e sia tenuto in un certo tipo di contesto e soprattutto mantenuto, perché purtroppo sappiamo che con tutti i vincoli del patto di stabilità e quant'altro i comuni non possono spendere. Ecco, e quindi avendo avuto qui a Ring il sindaco Nesdedek, qualcuno telefonava da casa, diciamo, parlando proprio dei parcheggi, quindi è un tema, come sempre poi per tutte le amministrazioni, scottante. Mosetti, poi passiamo ad altro. Eh sì, Caliterna, tanto criticato dalla sinistra, però alla fin fine è l'unico polmone che dà la possibilità a Muggia di riuscire a collocarsi per muoversi, soprattutto per la parte periferica. Quindi alla fin fine non si è tenuto in considerazione, collegandosi, che poi alla fin fine ogni tema è collegato all'altro, quindi sul discorso commercio, no, centro storico, è normale che poi alla fin fine si vada a declinare le responsabilità sul Frita, in tutto qualcos'altro, nella misura in cui i parcheggi di fatto mancano. La soluzione, vista anche l'ultima variante 31 approvata col piano regolatore, è relativamente che il piano parcheggi c'è da dare una forma anche nuova, no? C'è inutile parlare di viabilità sostenibile e di progetti legati alle aree pedonali
quando alla fin fine mancano dei posti dove poter trovare collocazione da parte dei residenti periferici per venire in centro. Quindi c'è da studiare un piano completamente diverso da dare a Muggia, o come si dice sempre e spesso si parla di vocazione turistica, piuttosto di dedicarla a una specie di dormitorio come quelle a sinistra, piuttosto a qualcos'altro, ecco. Che cosa farete? Un altro tema, perché poi abbiamo il tempo vola. Questione accoglienza, partirei di nuovo invece da Andolina. Però in questo momento, resta la soluzione Lazzaretto, no? Quindi, che dovrebbe diventare questo famoso hub per almeno 50, circa 60 persone, e proprio poco prima della campagna del voto. Quello dovrebbe essere il dato dopo la spesa, i lavori di risistemazione che sono iniziati, giusto? Mi pare. No? Non si sa. Aspettiamo risposta, perché prima ci sono sempre le notizie discordanti. No? Prima sembra che arrivino il 15 marzo, poi sembra che invece Torrenti, assessore regionale, dice che invece niente più strutture, e quindi anche i muggesani aspettano notizie. È probabile che l'arrivo sia dopo il voto. Conviene. Insomma, quindi in quel caso. Poi non sappiamo se 50, 60, quanti sono. Quello dovrebbe essere la campagna. Nessuno risponde, silenzio. Cosa dici? Quella è una soluzione? Sbagliato? Un hub? Una soluzione umile, diciamo. Ecco, mi sarei aspettato qualcosa di meglio, perché mettere degli ospiti in una sede molto distaccata, anche gli emargina e le persone emarginate sono anche più pericolose, se vogliamo. Cioè, chi è integrato e sente parte di una comunità, chi fosse come gli italiani, anche i siriani possono essere borderline, si sente emarginato, è più facile che faccia danni, certo, che si comporti male. Io sono per la durezza assoluta per chi non si comporta bene, quindi io sono per l'ospitalità estesa, che vengano 100.000, ma il primo che butta una sigaretta per terra a calci nel sedere torna a casa. E in questo caso, tenendoli là, non li educhiamo, anche se in realtà se fossero siriani loro possono educare noi, perché quelli che conosco io sono persone deliziose, cioè hanno un'educazione ben diversa da quella dei nordafricani. Cioè da donna del Medio Oriente, quelli che scappano dalla guerra, poi non sono neanche violenti perché sono padri di famiglia che si portano via dietro moglie e figli, sono persone che uno vorrebbe avere come vicini di casa, quindi sarebbero di turno un arricchimento culturale per noi. E poi io, insomma, cito il compagno Gesù Cristo. Mamma mia. Ricordatevi, Matteo, gli ultimi giorni ti sarà chiesto se hai dato da mangiare agli affamati, vestire le cose, e se mi dirai non ho accolto lo straniero, sarai maledetto. Io non dico maledetto a nessuno, neanche ai leghisti, però Gesù Cristo l'ha detto, e finirai fra le fiamme dell'inferno. Quindi occhio, che qua finite male, perché l'ospitalità fa parte delle nostre radici cristiane. L'ospitalità è giusta, si fa, però bisogna essere buoni e non buonisti. È facile fare sempre demagogia, sì, perché bisogna aiutare i siriani. Allora, invece che dare 35 euro agli immigrati che vanno qui, dividiamo 15 e 15 all'immigrato e al muggesano che non ha lavoro. Allora, questo è essere buoni, questo è aiutare il prossimo. Non dare 35 che poi se li mangiano non sappiamo bene chi, e invece a loro, perché lui non li vede di sicuro quei 35. Allora posso dire no, i 35 euro non vengono dati agli immigrati, appunto, no? Vuol dire qualcuno ci mangia sopra. Lavora, sono posti di lavoro. Esatto. Crea posti, sempre gli stessi. Avete detto bene. Allora ditelo, crea posti di lavoro, ma noi non è perché siamo buoni, non è perché siamo buoni, perché ci crea lavoro, crea un posto di lavoro, magari qualcuno dice boh. Non cadiamo in questo genere di provocazione, no, mi dispiace. No. Essere buoni sia con lo straniero che con il tuo vicino di casa. Io sono d'accordo con il dottor Andolina. L'accoglienza è un dovere, si parte dal dovere dell'accoglienza, perché peraltro mi trovo assolutamente d'accordo anche sulla visione del tipo di accoglienza, no? Perché l'accoglienza diffusa deve essere effettivamente un'accoglienza diffusa. Faccio presente che la sede individuata a Lazzaretto non sarà la sede di un hub, sarà la sede di quella che dovrebbe essere chiamata accoglienza diffusa. In realtà purtroppo così non è, chiaramente. Posso, no? Essere terribile nel senso della definizione, era un hub quando in tutta Italia cominciava a diffondersi la parola hub, poi è cambiata anche quella parola perché già si era capito che non piaceva più, perché significava grandi numeri. Ma espressione significa terribile, un serbatoio, cioè arrivano lì per poi essere sistemati nell'accoglienza diffusa, è giusto?
Guardi, e anche dovrebbe essere, almeno per quel che noi poche ore, il tempo necessario, diceva sempre il sindaco Nesladek, che non ha mai condiviso comunque questa soluzione a pieno. Assolutamente, ecco. Assolutamente. Dovrebbe essere non un centro di prima accoglienza come lo è un hub, cioè un centro di identificazione, ma il centro che raccoglie subito dopo la prima identificazione i migranti per poi eventualmente inviarli a destinazione. Questo nelle intenzioni, diciamo. Questo dovrebbe essere, bisogna, no? Bisogna capire la mole di intervento quale sarà. Allora, Mosetti, poi sì, beh, allora, a parte le citazioni di testi sacri, a parte del dottor Randolina, l'accoglienza deve essere fatta in proporzione alla propria disponibilità, cioè se è sostenibile. C'è una media nazionale che è l'1.2 per mille, il numero che dovrebbe arrivare è Muggia tra i 60 e i 70, siamo ben sopra la soglia, siamo sopra la soglia. Quindi se si cerca di ospitare qualcuno in una struttura, che comunque quella struttura non ci sarà perché comunque il sistema fognario non è idoneo, all'interno di un comune, che come dicevamo prima almeno il contraddittorio della sinistra, prima si parla magari di turismo qualcosa e alla fin fine fanno ospitare un qualcosa che va in controtendenza totale a quelle che sono le prospettive. Il proprietario dell'Hotel Sole, se ne parlava anche la scorsa settimana, io qua, l'ho sentito al telefono, è disparato, non ha ascolto, diciamo, nonostante le varie proposte, nonostante le sue lamentele, era arrivato quasi a pensarci, in realtà poi ha chiuso per questa stagione. Certamente ha chiuso. La soluzione è quella che a Muggia non deve arrivare nessun immigrato, nella misura in cui, se devono arrivare immigrati, la regione Friuli Venezia Giulia è una vasta area differenziata sia per zone boschive, sia per zone residenziali, sia per zone ad alta densità demografica. Va aperto un tavolo a livello provinciale e anche regionale, perché no, per trovare una soluzione idonea, non sicuramente a Muggia. Ci sono tanti sindaci che si sono opposti ad accogliere immigrati. Se c'è qualcuno, qualche sindaco o qualche futura amministrazione che vorrà, nella mollata sorte che di nuovo vinca la sinistra, si dovrà prendere la responsabilità anche di queste cose qua, sapendo che volendo si può esprimere un parere politico che è contrario all'accoglienza, all'inclusione sociale obbligatoria di questa accettazione criminale, di questa mala gestione dal piano di governo, da regionale alla provincia fino a livello comunale. Ci si può opporre, ci sono anche gli strumenti, non viene fatto niente perché, come ho detto prima, c'è un business, qualcuno ci deve guadagnare, chi ci rimette però sono i muggesani. No, io voglio precisare una cosa. Innanzitutto, dalle parole di Mosetti sembra che queste persone arrivino perché in qualche modo il Partito Democratico, chi governa in questo momento, li inviti. Invece sono persone che scappano molte volte, più delle volte, da paesi di guerra in grosse difficoltà. Ho visto famiglie intere arrivare a piedi, io mi vedo in quelle persone, penso che nelle stesse condizioni farei lo stesso, perché non metterei sicuramente in pericolo i miei figli per attraversare il mare o arrivare a piedi per chilometri o dormire in mezzo, no, a radure coperti presa poco, e magari con bambini che muoiono per strada. Per cui io, che ho tre figli, dico la verità che mi si stringe il cuore. Sono ragazzi, non sono rifugiati, io li ho visto sui giornali delle immagini, non decidiamo noi chi arriva. L'accoglienza è una cosa che io penso sia assolutamente dovuta, non in quella forma, non l'abbiamo deciso noi, in quella forma noi abbiamo sempre chiesto che venga, appunto, ci sia un'accoglienza diffusa, non siamo stati forse sufficientemente ascoltati, forse non c'è la possibilità di farlo in questo momento. È un'emergenza umanitaria, lo ricordo, in caso di emergenza non è che uno può dire cosa faccio, io non so cosa fareste voi al nostro posto. C'è un accordo a Trieste tra prefetture e comune, io i muri non li voglio, non li voglio i muri, ecco, mi dispiace, ve l'avevamo anche chiesto di chiedere ai muggesani cosa pensavano, gli avete negato anche le possibilità di esprimersi ai muggesani. Assolutamente riferito sempre tutta la verità, e ogni volta che il sindaco è venuto a saperlo l'ha riferito in prima istanza, è andato col comitato dal prefetto
è sempre quella di volta dal prefetto che la decisione se non quello si capisce a casa, cioè no, io dico che l'ESDRAG ha riferito tutto, l'ESDRAG ha riferito, è andato col comitato che si era formato dal prefetto per fare chiarezza. Io penso che più trasparenza di così, c'è stato anche il dibattito pubblico, diciamo, c'è stato il dibattito che però nessuno, se non faceva parte del consiglio comunale, non ha potuto parlare, cioè i cittadini, il cittadino, ma anche altri rappresentanti che non erano lì, non hanno potuto parlare perché poteva parlare solo che Torrenti, praticamente era uno spot pubblicitario. Anche la marca non è vero. Chi ha parlato? Sì, sì, solo il comitato. Solo il comitato. Cioè? Vabbè, ma era già tutto programmato, si sapeva già. Avete già fatto tutto quanto. È, arrivato, cioè, è venuto Torrenti. È venuto Torrenti, ha fatto. Vuole dire che eravamo d'accordo con il comitato? Ma presente, beh, a parte il comitato, solo chiesto. Ma che cosa ha detto il comitato? Non eravamo esattamente proprio in linea, no? Su quanto. Sì, perché loro non vogliono Lazaretto, vogliono che siano messi. No, loro non vogliono e sono esattamente in linea con Mosetti. No. Certo che sì, certo. Vado a leggere bene adesso, forse. Allora, che accordo c'è con la prefettura? Sì, vabbè, ci vorrebbe con la prefettura? Non ho capito. Sì, vabbè, a parte le lezioni etico-morali, la fin fine di Inés della sinistra, c'è un accordo a Trieste che funziona male, ma esiste, perché dice che l'accoglienza può essere richiedente asilo, possono permanere all'interno del territorio fino a una misura necessaria e sostenibile, no? Fino alla disponibilità. Si tratta semplicemente di sostituire quel parametro generico con dei valori che possono riprendere la media nazionale piuttosto che abbassarla in funzione del problema fisiologico che è il nostro territorio in quanto zona di frontiera, piuttosto che alzarlo o abbassarlo. Se ci fosse meno l'interesse a spingere verso quella direzione, sarebbe un grandissimo passo avanti. Purtroppo non c'è. Questo faremo noi per regolamentare il fenomeno dell'immigrazione. È stato usato tutto il potere contrattuale, diciamo. Non è vero. Sì che è vero. È vero, è stato usato tutto il potere contrattuale che il sindaco aveva nei confronti della prefettura. È andato, ha fatto delle precise richieste, delle precise istanze, non solo, delle proposte alternative, perché noi stiamo comunque ancora lavorando per dare delle proposte alternative di accoglienza effettivamente diffusa sul territorio, in alternativa a quel sito lì. Sentite, siccome vola il tempo, in cosa si differenzia il vostro programma? Ma voi che andate alle primarie, voi due. In realtà, allora, teniamo presente che noi siamo parte della stessa squadra, della stessa squadra di governo, e quindi in 5 anni abbiamo condiviso un percorso assolutamente fatto all'unisono. Sì, Sinistra Ecologia e Libertà sta vivendo un momento di cambiamento, tra l'altro l'abbiamo detto a livello nazionale, lo abbiamo ricordato anche ieri sera con Sossi in studio, nascerà il dissidente, non so come, però nascerà un nuovo soggetto nazionale, quindi non, probabilmente non così contiguo al Partito Democratico, però cosa differenzia i vostri due programmi? Vi faccio uno o due esempi. Ma io credo che in realtà la differenza siano esclusivamente delle sfumature date dalle nostre radici diverse. Io provengo da un percorso politico che è molto più vicino ad Andolina, certo, che non a quello di Valentina, che è nata all'interno del PD in realtà. No? Io ho fatto un percorso diverso. Tutto sommato, come percorso politico, sono più vicina a Marino Sossi, per capirci, no? Rispetto ad altri, no? In realtà, però, questo non ha assolutamente escluso la collaborazione su temi concreti. Quindi le nostre differenze possono essere dovute semplicemente a punti di vista diversi Per esempio, cioè, perché sennò uno si deve scegliere al di là del voto di appartenenza. Ma per esempio, possiamo pensare che, non lo so, ci differenzi un'impostazione rispetto a quello che può essere l'uso del bilancio comunale rispetto a temi diversi, no? Chi privilegia, fermo restando che tutte e due abbiamo la stessa linea assolutamente, e quindi a obiettivi comuni vogliamo arrivare, forse SEL, diciamo, privilegia un po' di più quello che potrebbe essere la parte relativa al welfare rispetto a quello che potrebbe essere... E all'ambiente anche, visto che è uno dei problemi all'ambiente, ma più pesanti a Muncia, no?
Parapat, secondo, sì. dopo mandolino sì. anche. Allora, sì, confermo. Cosa c'è di diverso? C'è di diverso che, ad esempio, qualche volta io e la mia collega, gli unici punti di dissenso che abbiamo avuto, e qualche volta non ci siamo magari capite, proprio in sede di bilancio, dove ovviamente salgono, no, le tensioni, perché è normale, perché io poi ero l'assessore al bilancio, per cui dovevo fare un attimino quadrare e accontentare un po' tutti, accontentare anche me stessa. E ovviamente su certe tematiche, come dire, quando si parlava ad esempio del sociale, che io sono assolutamente per mantenere la spesa e anche ampliarla, per esempio io sono assolutamente convinta che le fasce di popolazione che hanno dei redditi elevati possano affrontare per esempio determinati tipi di spese anche al 100%, non so se mi spiego. Nel senso che noi assolutamente favorevoli a questo, però qualora una persona vada, ad esempio, faccio un esempio, nella nostra casa di riposo e ha una pensione di 4.000 euro, ecco, io penso che possa pagare appieno la retta. Noi in questo momento stiamo, ovviamente c'è una modalità, no, che un po' tutela tutti, assolutamente giusto che sia così, però penso che qualcuno potrebbe in qualche modo contribuire un po' più pesantemente. Ecco, forse su questi temi qualche volta non mi sono fatta capire, perché magari è stato, come dire, travisato, però non ci sono delle differenziazioni. Io dico semplicemente le risorse vanno messe e bisogna capire esattamente come le spendiamo. L'importante è a chi arriva. Più bisogno, no? Sì, a chi vada, sì. Ecco. Sembra gamba tesa nei problemi altrui. Cosa sei preparato lì? No, stavo leggendo il documento approvato dall'Assemblea Nazionale di Sinistra Ecologia Libertà. Scusa, non voglio essere cattivo. Però devo dire che io auguro alla compagna Marzi di perdere le primarie. Beh, sarà contenta tra Auro Marzi. E in questo modo si penta delle sue scelte passate e venga con noi, perché veramente il posto in cui lei deve stare è con Marino Sossi, con noi, nel soggetto della, che sta per nascere, quindi me lo conferma, vedere che deve nascere. Ecco. Quindi in realtà mi dispiace, cioè si trova non per sua colpa, per motivi storici, nel posto sbagliato. Io spero che il destino e gli elettori la riportino all'ovile. Beh, l'ha detto anche lei, però. Poi devo dire che grazie a Mosetti, io ero venuto qui per mordere queste due ragazze, vuol dire che adesso mi sento molto più vicino a loro per alcuni aspetti, perché ovviamente perché ci sono differenze. Vive la différence, cioè veramente siamo proprio del tutto diversi. Vabbè, sono meno male. Centrodestra, centrosinistra, sinistra. Questo è anche evidente. Non male. Allora, non so se avete un'osservazione, perché poi sennò passo a un altro tema. Mosetti, sì, quello che ha sentito anche la differenza, ci ha capito qualcosa in questi due programmi? Sì, è interessante, insomma, si spende alla fin fine, adesso siamo quasi in campagna elettorale, quindi adesso gli slogan, le proposte da campagna elettorale fioccheranno, quindi legati al sociale. Anche da parte vostra, ovviamente, certo. Ma sì, però dipende dalla sostenibilità e poi la concretezza nella rendita applicativa, no? La grande differenza alla fin fine è quello, credo. Quindi sulla base del sociale, anche legato, come ultimamente si parla, appunto, come ho detto, sottolineato riguardo l'immigrazione, spendere sul sociale un intervento che possa essere, e sarà sicuramente una proposta di Fratelli d'Italia, quella di inserire in un contesto di ospitalità e accoglienza, non legato all'immigrazione, ma a tutte le fasce disagiate, si è parlato infatti all'inizio anche di crisi del lavoro, di persone disagiate che hanno perso il lavoro, di anziani, disoccupati o anche di disabili o varie classi sociali in emergenza, dare un aiuto e un contributo fino all'esonero totale della TARES o della TASI, andando a sostenere questo tipo di proposte, piuttosto che andare a fare campagne giganti, come c'era il sindaco che diceva me lo prendo io l'immigrato a casa, alla fin fine non se l'è preso. Quindi cerchiamo di curare, senza sfoggiare come sempre lo slogan prima gli italiani, però alla fin fine cerchiamo di dare prima precedenza ai mugesani innanzitutto e di sostenere le fasce basse. Ecco. Questo non è uno slogan elettorale, semplicemente c'è un programma. Infatti mi sembra che la politica fiscale in questi anni abbia tenuto abbondantemente conto. Sì, no? Lei dovrebbe sono tutte scaglionate, guardi, per reddito proprio. Quando vedremo una proposta del genere, cioè, e non altri tipi di proposte, anche i tributi, quindi, come dare, non so, i 400 euro ad alberghi, 400 creando appunto il business che ho detto prima, magari quando potrete anche voi cercare di introdurre dispositivi del genere, magari si potrà parlare veramente di aiuto al reddito, di integrazione, no?
prima cerchiamo di dare una mano alla fin fine a chi alla fin fine si spende e ha creato alla fin fine un territorio nel corso degli anni e decenni. Cerchiamo di dare merito a chi alla fin fine si è speso in termini di lavoro Muggia. Guardi che potrebbero dare un contributo anche le persone che arrivano. Io non credo sinceramente che, innanzitutto io penso che il mondo sia di tutti, prima di tutto, no? Cioè, scusate il gioco di parole. Ma certamente, no? E quindi io sono sicuramente, sono convinta che vanno tutelate le persone e anch'io non nego di avere paura di quelle cose che stanno succedendo per il mondo, perché insomma la Francia abbiamo visto quello che è successo, quindi non è che io mi preoccupo di questo, però mi lasci un attimino finire, però sinceramente, come dire, seppure mi preoccupo, io penso che queste persone possano dare, come ha detto Andolino, un grosso contributo. Su questo tema, giusto? C'era anche una proposta di Mosetti, voi dite l'avete fatto anche in questi anni. Due cose invece che hanno colpito, secondo me, tra l'altro anche a livello nazionale, parlando di Muggia negli ultimi tempi, poi vi faccio una domanda anche sul comitato portuale perché c'è la riforma. Primo, quella signora vittima del maltempo, quindi il tema della sicurezza anche idraulica, diciamo, e del territorio con alcune zone di cui si è spesso parlato. Il secondo, quell'altra signora anziana trovata dopo anni e anni nel suo appartamento. Cosa nascondono questi temi e quali esigenze di intervento, diciamo? Allora, diciamo che in tempi non recenti sono stati edificati in zone che sicuramente si conoscevano, il degrado idrogeologico e quindi tutti i problemi legati, e lì nonostante tutto sono state fatte queste costruzioni che ora purtroppo hanno portato a quello che abbiamo visto. Lì c'è stato anche l'interramento di acquario che ricordo è stato fatto con ovviamente materiali che ora ci creano tutti i problemi, quindi non è che acquario l'abbiamo creato noi, lo ricordo, perché insomma vorrei precisare che non era sicuramente una giunta di centrosinistra, che né un governo, diciamo, di centrosinistra che in quel momento appunto governava Muggia, e quindi, come dire, anche quello ha fatto sì che in qualche modo non ci sia un afflusso al mare di quelle parti di appunto acqua che avrebbero potuto liberamente scendere a mare. Di conseguenza, cosa dire, naturalmente stiamo facendo gli studi, si è bloccato completamente l'edificazione in quella zona, tra poco, e se non lo faremo ora, se non lo faremo noi, lo faranno gli altri, mi auguro, verrà in qualche modo monitorata tutta la zona anche a Tigua, no? Perché sì, non soltanto, quindi tutta la parte dal Molo T in poi, e quindi fondamentalmente questo, per quanto riguarda la seconda parte della signora trovata dopo anni e anni, è naturale che questo è un problema sociale di emarginazione, è necessario creare dei centri di aggregazione, l'abbiamo fatto, abbiamo anche creato adesso un centro dove gli anziani si possono recare nei pomeriggi, è stato inviato a tutti, anche mia mamma che è rimasta sconvolta di aver ricevuto come anziana a casa la lettera, però, come dire, no, l'invito a partecipare proprio per far sì per che questi fenomeni, no, per conoscersi e aiutarsi. Esatto. Su questi due termini, le chiedo flash perché è un problema culturale, sociale. In un paese arabo un anziano non sarebbe mai solo, questo potrebbero insegnarcelo anche i siriani. È un problema culturale, noi stiamo abbandonando le persone, non solo gli anziani, quindi è un problema di solitudine di tante fasce sociali e non è colpa di nessuno, è la cultura degenerata anche di questa Europa. Per quel che riguarda l'ambiente, sicurezza, devo dire che una delle violazioni del programma del sindaco era quella di non costruire neanche un metro quadro, era scritto Maktub, direbbe il Corano. Invece il nuovo piano regolatore permette l'edificabilità di 75.000, più di 7 ettari di zona verde, un polmone verde che verrà distrutto. Rispetto ai 220.000 del precedente, però il programma era quello di non fare nient'altro, quindi era zero. No? Quindi quella è una delle violazioni più pesanti del programma del sindaco, motivo perché che ha allontanato immediatamente anche la Federazione della Sinistra dalla maggioranza. Questo posso lamentarlo ancora. Ecco. Barduzzi? Ma secondo me quello della signora anziana morta è veramente un problema che speriamo che la sinistra abbia fatto qualcosa di buono finalmente, cercando di agevolare l'incontro con gli anziani. Ma si fa sempre a fare dopo, mai cercare di prevenire, sempre curare. Lì si sapeva dieci anni fa a Muggia non c'era sociale, lei lo sa questo? 10 anni fa non c'era, è stato impiantato il servizio sociale a Muggia, l'ambito è stato creato dalla precedente amministrazione e noi abbiamo continuato ad alimentare mettendo
più di 1 milione di euro sul sociale, perché vorrei ricordare questo, quindi dopo, per l'amor di Dio, tutto è perfettibile, però ci abbiamo investito molto. Sì, no. Ecco. È una mia idea. Per quanto riguarda invece il fatto del crollo, lì abusi edilizi di tipi passati che non c'entrano niente i nostri antagonisti, però come ha detto giustamente Andolina, il programma che fa sempre il PD è quello di costruire, cementificare il più possibile. È vero, perché no, ovunque, anche Trieste, no, allora, intanto, anche Trieste sottolineo si costruisce sempre dove che c'è non il PD, è PD, sì. Comunque vabbè, il centro-sinistra, che il no, centro-sinistra, mi scusi, peraltro, esatto, ecco, sì, anche poi perché lei di Sel, quindi ecologia dovrebbe essere un argomento molto caro, invece sono stata il verde si toglie via dappertutto. Dica, il senso, allora, dica, abbiamo il senso aumentato del 48% le aree verdi, le aree agricole, 48% rispetto al precedente. Quindi voglio dire, non è che abbiamo tolto verde, no? Parlo con cognizione di causa perché sono stata, sono ancora l'assessore all'urbanistica, quindi ho vissuto il piano regolatore, Mosetti lo sa molto bene, in primissima persona. Per quanto riguarda l'edificazione sulle zone costiere, sul lato a monte, le edificazioni, io credo obiettivamente che non si sia mai parlato di blocco totale dell'edificazione, ovvero si sia parlato di blocco, di aumento dell'edificazione, no? Di fatto noi siamo in calo, perché noi siamo passati diceva 220.000 cubi, chiedo scusa, ai 75.000 cubi. Peraltro abbiamo anche detto, l'abbiamo dichiarato in Consiglio Comunale, ribadisco il concetto che Mosetti lo sa bene, che siamo pronti a monitorare, lo stiamo facendo, proprio alla luce del fatto della disgrazia, quello che parlavo prima, no? Del crollo, della frana, esatto. Siamo pronti a monitorare quelle zone attraverso degli studi specifici, e quindi nel caso in cui si renda necessario anche bloccare, andare a una variante ulteriore che blocchi qualunque tipo di edificazione. Dice se è necessario, ma è necessario. Quella parte là va messa in sicurezza da parte con studi di protezione civile, di ARPA. Quelle cose là si sapevano, il rischio idrogeologico che avverteva su quella zona là. Quindi L'abbiamo edificata noi, Mosetti, quella parte. Infatti, questo è il motivo, no? Andare a dare le colpe, alla fin fine è sempre qualcun altro, come per acquario, ci sarà sempre qualcuno. E diciamo che il piano regolatore di prima, insomma, fine, diciamo dopo 10 anni di amministrazione non siete riusciti comunque a fare. Lei andava ad Arsilla di San Bartolomeo da giovane e ci va adesso che non si può, c'è una sopra l'altra. Le case erano là da 10 anni avete governato voi, quindi ci sono poche giustificazioni da fare. Riguardo invece il consumo del suolo, che è stata tra l'altro anche la causa della fuoriuscita dell'assessore Longo, assessore all'ambiente, persona di incredibile competenza, che se ne dica, di difficile gestione a livello di governance di giunta, ma di incredibile capacità. Sì, che ricordo che è l'unico assessore uscito dalla giunta, visto che prima qualcuno lo avete tradito, come avete tradito il patto con gli elettori, lo avete tradito proprio su questo punto qua. Quindi necessario è, prima di trovare, appunto, per andare in chiusura, fin fine faccio una brevissima sintesi, prima di trovare nomi di sindaci e il lavoro che stiamo facendo noi, prima di trovare qualsiasi altra cosa, l'importante è stendere un programma in modo che una giunta futura abbia gli strumenti in mano, studiando il territorio, studiando il futuro. Il programma e la visione fatto solo voi finora, significa questo? Noi ce l'abbiamo. Sì. Bravissimi. Però l'importante è costruire tutto quanto su un programma. Da là il nome esce e da là si mettono con continuità e soprattutto contenuta all'interno della giunta i programmi di Senta, Parapata, non ci sarà più non avrà più un peso Muggia all'interno del comitato portuale, visto, non so, ha letto della riforma dei porti. Sì. Questo come cambia? Allora, guardi, poi è una zona, tra l'altro è un tema, è un ambito, visto che discutevamo di economia prima, fondamentale, esatto, per Muggia, no? Che sì. succede?
Che succede? Allora, innanzitutto, proprio per riallacciarmi al discorso di prima e soprattutto di programmi, io penso che il fatto di pensare ad un in grande e quindi ad un'area vasta, una collaborazione e a un modo di mettere insieme le cose non sia altro e non sia è l'unico modo che ci può portare da qualche parte. Sì. Perché in un momento in cui ci sono poche risorse, vabbè, penso al GECT, no? Immagino. Ma penso, credo, ma non solamente, però, non solamente, ma anche il comitato portuale, comunque ci sarà l'espressione di persone qualificate che verranno in qualche modo, che saranno portatori di interessi comuni, no? Quindi anche di Muggia, anche di Muggia, ci mancherebbe. Lo spostamento del punto franco, insomma, come dire, è stato fatto in accordo tra i sindaci, ci mancherebbe che non mi fido del sindaco. E si aspetta la firma del prefetto. No. Mandolino? Ma speriamo che Muggia non perda il controllo delle aree di sua competenza, cioè già sarà così devastata dalle UTI. Sta pensando alle UTI? Sto pensando, appunto. No? Cioè le unioni territoriali, cosa vuol dire? Poi, che succede? Beh, insomma, è un po' di leggero fascismo reale, no? Cioè, torna il podestà di antica memoria. Che abbiamo visto, la comunità, cioè gli eletti che rappresentano il popolo, danno un'opinione contraria, arriva un commissario dalla regione, un funzionario che dice no, se fa così. Questa è la riforma della giunta Serracchiani, dice. Quindi certo, sì, voglio dire, è colpa della regione, però voglio dire, la regione avrà tutte le colpe, ha fatto qualcosa che in Italia non esiste, che fra l'altro creerà problemi, scompensi, adesso che arriva il DUP, un nuovo sistema di bilancio che sarà terrificante, cioè qualche matto che denote paranoico, forse autista, che ha deciso di cambiare le carte in tavola, moltiplicare per 8 il numero di documenti per fare un bilancio, eccetera, che si integra con le UTI che in Italia non esistono, quindi sarà un massacro, un bagno del sangue per i poveri amministrativi, che non sapranno che pesci pigliare, e questo forse paralizzerà tutto. Però Muggia, come gli altri comuni minori, ha perso buona parte del suo ruolo democratico. Diventa un rione di Trieste. Diventa un rione di Trieste, Muggia? E il rischio reale è questo, a parte il fascismo reale che dice Andolina, ma ricordiamoci che appunto questa riforma l'ha fatta Deborah Serracchiani e nessun altro. Il rischio reale è appunto questo qua, che Muggia diventi l'ottava circoscrizione, dove all'interno dell'assemblea dei sindaci un futuro sindaco di Muggia possa effettivamente essere rappresentativo in modo proporzionale, ma estremamente minoritario rispetto a magari al sindaco di Trieste. Questo all'interno di un discorso di riqualificazione delle zone portuali e tutto quanto ciò che concerne il termine Roro e tutta la zona portuale è incredibilmente va a incidere pesantemente. Speriamo che effettivamente, la speranza è questa, la possibilità di rimodulare appunto questo tipo di politica a livello di interventi nelle aree portuali c'è e sicuramente verrà nel prossimo quinquennio. Questo sicuramente posso dire una cosa, però le chiedo flash perché non si può chiamarsi. No, lo statuto però che noi abbiamo siglato, che poi non è stato approvato a Muggia, ma insomma tutela assolutamente tutti i comuni, perché poi è incredibile come il centrodestra a Trieste abbia votato contro dicendo che Trieste veniva fagocitata dai comuni minori, poi a Muggia ha votato contro perché invece era Muggia a essere fagocitata da Trieste, quindi non si capisce bene chi è fagocitato da chi. Io penso che una sana collaborazione e un modo di ripensare alle autonomie locali ci deve essere. Questa è una riforma necessaria, non sarà la migliore riforma, forse è perfettibile. Possiamo anche dirlo, Marzi. Però... Cioè... Allora, devo dire che io rispetto alle UTI sono partita con una grandissima fiducia su questo mezzo di razionalizzazione delle risorse e di ottimizzazione dei servizi. No? Per me questo è ancora lo strumento. Si è lavorato molto, si è lavorato proprio per garantire l'identità, no? Il mantenimento dell'identità dei singoli comuni e di Muggia, comunque rispetto a Trieste. Trieste peraltro ha voluto sottolineare la propria autonomia, tutto sommato, rispetto ai comuni minori, quindi non ci sarà tutto questo grande rischio di perdita di identità da parte dei piccoli rispetto al comune grande. Gli strumenti con i quali si sta andando ad applicare questa legge sono in questo momento un po' fumosi, ecco, devo dire, sono un po' perplessa sugli strumenti. Anche lei. Secondo me, però, peso politico, diciamo, al di là del peso politico, proprio, anche
un peso che il cittadino, il mugesano, non può più decidere chi lo rappresenterà. Gli utili dovrebbero sostituire le province. Invece che diminuire le province o togliere, come diceva sempre la sinistra, invece sono aumentati, perché gli utili saranno di più, un numero superiore in regione. Quindi il costo non sarà inferiore, perché comunque non è che si eliminerà il personale delle province, verrà spostato. Quindi non è una riforma che aiuta dal punto di vista economico la regione o lo Stato. Anzi, secondo me penalizza il cittadino, penalizza i mugesani, che una volta potevano decidere, votare chi mettere in provincia, decidere se la provincia, come gestire i beni della provincia. Adesso invece non può, lo deciderà. Un minuto a testa, Porto San Rocco, che succede? Ma un'iniziativa privata che non è andata molto bene, però insomma bisogna salvare il salvabile. Io penso che Porto San Rocco S.P.A. parliamo, non di quella che non quella di cui si è esatto, che voglio scorso, precisare. Romana, esatto. Okay. Anzi, io ringrazio Porto San Rocco e tutte le società veliche, perché questo è il caso di dirlo, perché insomma è stato fatto una cosa non piacevole, insomma, per quella società che ha lavorato tanto bene, che porterà nel 2016 saranno risultati. Prima vela, sì, perché hanno lavorato in rete, questo è l'esempio di come si deve lavorare in rete, e hanno portato prima vela e porteranno la vela d'altura a Muggia, insomma. Quindi, struttura grazie, e punta di diamante di Muggia, colpita sempre della sinistra perché opera di piazza. Cerchiamo che in futuro riesca a trovare nuova linfa per le finalità turistiche, che nasce per quello, si è trovata prima nell'imbarazzo e ora nella tragedia. Cerchiamo in qualche modo anche nel prossimo quinquennio di dargli il giusto peso, la giusta visibilità e soprattutto gli scopi per la quale è nata. Su questo siamo assolutamente in linea, credo, con Mosetti, nonostante lui dica che la sinistra ha tentato di affossare Porto San Rocco. C'è una costante collaborazione con la Porto San Rocco S.P.A., costante, proprio per le finalità di rilancio, di valorizzazione ai fini turistici. Flash, perché è un'ultimissima cosa, poi vi chiedo la prima cosa da sindaco eventualmente. È stata una speculazione edilizia, andata male, adesso si spera di riuscire a salvare il salvabile. Prima cosa da sindaco eventualmente? Ascoltare, io non sono molto intelligente, però so ascoltare. Quindi io da un anno che ascolto, come detto ascolto, e mi offrono da bere mentre ascolto. Ma voglio dire, io sto sentendo e sentirò i cittadini. Sono 12.000 persone che possono avere in questo sindaco eventuale un punto d'ascolto costante. Quindi porta aperta a chiunque voglia lamentarsi. Immediatamente piano particolareggiato del centro storico. Quindi il commercio, rivitalizzazione. Piano particolareggiato, riabitazione del centro storico, rivitalizzazione del centro storico. Quindi tasi. Anche. Tutto collegato. Cioè tasse inferiori. Paracot? Beh, io l'ho detto all'inizio, insomma, è naturale che mi riallaccio un po' ai due temi che sicuramente ascolto, il centro storico, sono fondamentali, ovviamente i temi, manderò avanti quello che è possibile per quanto riguarda anche la parte dei temi Nero-Ro e la parte appunto della... Economica del porto. Esatto. Mosetti, diciamo, la prima cosa cui state studiando in questa fucina di Muggia? Ascolto e sicurezza. Ascolto e sicurezza? Sì, esatto, non solo, anche tutti gli altri punti che abbiamo detto, 8 punti su cui sviluppare, e l'appello al centrodestra, che uniti per Dio che vincere si può. Allora, chiudiamo qui, è stato il primo confronto, speriamo di avere le prossime volte anche gli altri candidati sindaco, attendiamo quello del centrodestra, ci sarà quello del Movimento 5 Stelle sicuramente la prossima volta. Grazie a voi per essere stati nostri ospiti, a voi invece che ci avete seguito da casa, grazie e buonanotte da Ringa.